Secondo libro di Nefi, racconto della morte di Lehi. I fratelli di Nefi si ribellano contro di lui. Il Signore avverte Nefi di partire per il deserto. Suoi viaggi nel deserto, e così via. 2 Nefi, capitolo 1. Lehi profetizza di una terra di libertà. La sua posterità sarà dispersa e castigata se respingerà il Santo d'Israele. Egli esorta i suoi figli a rivestirsi dell'armatura della rettitudine. Circa 588-570 a.C. Ed ora avvenne che dopo che io, Nefi, ebbi cessato di istruire i miei fratelli, anche nostro padre Lehi disse loro molte cose. E ripeté loro quali grandi cose il Signore aveva fatto per loro nel portarli fuori dalla terra di Gerusalemme. E parlò loro riguardo alla loro ribellione sulle acque e alla misericordia di Dio nel risparmiar loro la vita, cosicché non erano stati inghiottiti dal mare. Ed egli parlò loro anche riguardo alla terra di promessa, che essi avevano ottenuto, come il Signore era stato misericordioso nell'avvertirci di fuggire dalla terra di Gerusalemme. Poiché ecco, disse egli, ho avuto una visione dalla quale so che Gerusalemme è distrutta, e se fossimo rimasti a Gerusalemme saremmo periti pure noi. Ma, disse egli, nonostante le nostre afflizioni, abbiamo ottenuto una terra di promessa, una terra che è scelta sopra tutte le altre terre, una terra che il Signore Iddio ha convenuto con me che sarebbe stata una terra per l'eredità alla mia posterità. Sì, il Signore ha dato per alleanza questa terra a me e ai miei figlioli per sempre, e anche a tutti coloro che sarebbero stati condotti fuori da altre nazioni dalla mano del Signore. Pertanto io, Lehi, profetizzo secondo l'influsso dello Spirito che è in me, che nessuno verrà in questa terra salvo che vi siano portati dalla mano del Signore. Pertanto questa terra è consacrata a colui che egli vi porterà, e se accadrà che essi lo serviranno secondo i comandamenti che egli ha dato, sarà per loro una terra di libertà, pertanto non saranno mai ridotti in schiavitù. Se ciò avverrà, sarà a causa dell'iniquità, poiché, se l'iniquità abbonderà, il paese sarà maledetto a causa loro, ma per i giusti esso sarà benedetto per sempre. Ed ecco, è saggio che questa terra sia tenuta per ora celata alla conoscenza di altre nazioni, poiché, ecco, molte nazioni invaderebbero il paese, cosicché non vi sarebbe più posto per una eredità. Pertanto io, Lehi, ho ottenuto una promessa, che in quanto che coloro che il Signore Iddio porterà fuori dalla terra di Gerusalemme obbediranno ai suoi comandamenti, essi prospereranno sulla faccia di questa terra, e saranno tenuti celati a tutte le altre nazioni, affinché possano possedere questa terra per loro stessi. E se accadrà che obbediranno ai suoi comandamenti, saranno benedetti sulla faccia di questa terra e non vi sarà nessuno a molestarli, né a togliere loro la terra della loro eredità, ed essi vi dimoreranno per sempre in sicurezza. Ma ecco, quando verrà il tempo in cui essi degenereranno nell'incredulità, dopo aver ricevuto sì grandi benedizioni dalla mano del Signore, avendo conoscenza della creazione della terra e di tutti gli uomini, conoscendo le grandi e meravigliose opere del Signore fin dalla creazione del mondo, essendo stato dato loro il potere di compiere ogni cosa mediante la fede, avendo tutti i comandamenti fin dal principio, ed essendo stati portati dalla sua bontà infinita in questa preziosa terra di promessa, ecco, io dico, se verrà il giorno in cui essi rigetteranno il Santo d'Israele, il vero Messia, loro Redentore e loro Dio, ecco, i giudizi di colui che è giusto saranno su di loro. Sì, egli porterà altre nazioni fino a loro e darà ad esse potere, e toglierà loro le terre dei loro possedimenti e farà sì che essi siano dispersi e castigati. Sì, col passare da una generazione all'altra vi saranno fra loro spargimenti di sangue e grandi calamità, pertanto, figli miei, vorrei che vi ricordaste, sì, vorrei che voi deste ascolto alle mie parole. Oh, se vi svegliaste, svegliatevi da un sonno profondo, sì, dal sonno dell'inferno e scuotetevi di dosso le orribili catene da cui siete legati, che sono le catene che legano i figlioli degli uomini cosicché son trascinati schiavi giù nell'eterno abisso di infelicità e di sventura. Svegliatevi, alzatevi dalla polvere e udite le parole di un genitore tremante, le cui membra dovrete presto mettere a giacere nella fredda e silenziosa tomba, da dove nessun viaggiatore può tornare, ancora pochi giorni e io andrò per la via di tutto il mondo. Ma ecco, il Signore ha redento la mia anima dall'inferno, ho contemplato la sua gloria e sono eternamente circondato dalle braccia del suo amore. E desidero che vi ricordiate di osservare gli statuti e i giudizi del Signore, ecco, questa è stata l'ansietà della mia anima fin dal principio.
il mio cuore è stato oppresso dal dolore di tanto in tanto, poiché ho temuto che il Signore vostro Dio, per la durezza dei vostri cuori, uscisse contro di voi nella pienezza della sua ira, per recidervi e distruggervi per sempre, oppure che una maledizione ricadesse su di voi per lo spazio di molte generazioni, e che foste visitati dalla spada e dalla carestia, che foste odiati e foste condotti secondo la volontà e la schiavitù del diavolo. O figli miei, che queste cose possano non venire su di voi, ma che possiate essere un popolo scelto e favorito dal Signore. Ma ecco, sia fatta la sua volontà, poiché le sue vie sono rettitudine per sempre. Ed egli ha detto: in quanto che obbedirete ai miei comandamenti, prospererete nel paese, ma in quanto che non obbedirete ai miei comandamenti, sarete recisi dalla mia presenza. Ed ora, affinché la mia anima possa avere gioia in voi e affinché il mio cuore possa lasciare questo mondo in letizia per cagion vostra, affinché io non sia calato nella tomba in tristezza e dolore, alzatevi dalla polvere, figli miei, e siate uomini, e siate decisi con una sola mente e un solo cuore, uniti in tutte le cose, per non essere ridotti in schiavitù, affinché non siate maledetti d'una grave maledizione, e anche affinché non incorriate nella disapprovazione di un Dio giusto su di voi, fino alla distruzione, sì, la distruzione eterna sia dell'anima che del corpo. Svegliatevi, figli miei, indossate l'armatura della rettitudine. Scuotetevi di dosso le catene con le quali siete legati, e uscite fuori dall'oscurità, e alzatevi dalla polvere. Non ribellatevi più contro vostro fratello, le cui visioni sono state gloriose, e che ha obbedito ai comandamenti fin dal tempo in cui lasciammo Gerusalemme, e che è stato uno strumento nelle mani di Dio per portarci nella terra di promessa, poiché, se non fosse stato per lui, avremmo dovuto perire di fame nel deserto. Non di meno avete cercato di togliergli la vita, sì, ed egli ha sofferto molto dolore a causa vostra. E io temo grandemente e tremo a causa vostra, che egli non abbia di nuovo a soffrire, poiché ecco, lo avete accusato di aver cercato potere e autorità su di voi, ma io so che non ha cercato potere né autorità su di voi, ma ha cercato la gloria di Dio e il vostro benessere eterno. E voi avete mormorato perché egli è stato chiaro con voi. Voi dite che ha usato severità, voi dite che si è adirato con voi, ma ecco, la sua severità era la severità del potere della parola di Dio che era in lui, e ciò che voi chiamate ira era la verità, secondo quella verità che è in Dio, che egli non poteva trattenere, denunciando coraggiosamente le vostre iniquità. Ed è necessario che il potere di Dio sia con lui, sì che egli vi comandi e voi dobbiate obbedire. Ma ecco, non era lui, ma era lo Spirito del Signore che era in lui, che gli apriva la bocca per parlare, così che egli non poteva tacere. Ed ora, Laman, figlio mio, e voi pure Lemuele e Sem, e voi pure figli miei che siete figli di Ismaele, ecco, se darete ascolto alla voce di Nefi voi non perirete. E se gli darete ascolto vi lascio una benedizione, sì anzi, la mia prima benedizione. Ma se non gli darete ascolto, vi tolgo la mia prima benedizione, sì, proprio la mia benedizione, ed essa si poserà su di lui. Ed ora, Zoram, parlo a te. Ecco, tu sei il servo di Labano, non di meno tu sei stato condotto fuori dalla terra di Gerusalemme, e io so che tu sarai per sempre un vero amico per mio figlio Nefi. Pertanto, poiché sei stato fedele, la tua posterità sarà benedetta insieme con la sua posterità, affinché essi dimorino a lungo in prosperità sulla faccia di questa terra, e a meno che tra loro non vi sia iniquità, nulla potrà guastare o turbare la loro prosperità sulla faccia di questa terra per sempre. Pertanto, se obbedirete ai comandamenti del Signore, il Signore ha consacrato questa terra per la sicurezza della tua posterità con la posterità di mio figlio. Due Nefi, capitolo 2. La redenzione viene tramite il Santo Messia, la libertà di scelta, arbitrio, è indispensabile per l'esistenza e il progresso. Adamo cadde affinché gli uomini possano essere, gli uomini sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna. Circa 588-570 a.C. Ed ora, Giacobbe, io parlo a te. Tu sei il mio primogenito nei giorni della mia tribolazione nel deserto. Ed ecco, nella tua infanzia hai sofferto afflizioni e molto dolore a causa della durezza dei tuoi fratelli. Non di meno, Giacobbe, mio primogenito nel deserto, tu conosci la grandezza di Dio, ed egli consacrerà le tue afflizioni per il tuo profitto. Pertanto la tua anima sarà benedetta e tu dimorerai in sicurezza con tuo fratello Nefi,
e i tuoi giorni saranno spesi al servizio del tuo Dio. Pertanto io so che tu sei redento, per la rettitudine del tuo Redentore, poiché hai visto che Egli verrà nella pienezza del tempo per portare la salvezza agli uomini. E tu hai visto la sua gloria nella tua giovinezza. Pertanto tu sei benedetto al pari di coloro presso i quali Egli svolgerà il suo ministero nella carne. Poiché lo Spirito è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. E la via è preparata fin dalla caduta dell'uomo, e la salvezza è gratuita. E gli uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male. E la legge è data agli uomini. E nessuna carne è giustificata dalla legge, ovvero, a causa della legge gli uomini sono recisi. Sì, mediante la legge temporale essi furono recisi, e anche, mediante la legge spirituale essi periscono per tutto ciò che è buono e diventano infelici per sempre. Pertanto la redenzione viene nel Santo Messia e tramite Lui, poiché Egli è pieno di grazia e di verità. Ecco, Egli offre se stesso quale sacrificio per il peccato, per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito, e per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge. Pertanto quanto è importante far conoscere queste cose agli abitanti della terra, affinché possano sapere che non c'è nessuna carne che possa dimorare alla presenza di Dio, se non tramite i meriti e la misericordia e la grazia del Santo Messia, che depone la sua vita secondo la carne e la riprende per il potere dello Spirito, perché egli possa far avverare la risurrezione dei morti, essendo egli il primo a dover risuscitare. Pertanto egli è la primizia per Dio, in quanto che farà intercessione per tutti i figlioli degli uomini, e coloro che credono in lui saranno salvati. E a motivo dell'intercessione per tutti, tutti gli uomini vengono a Dio. Pertanto essi stanno alla sua presenza, per essere giudicati da lui secondo la verità e la santità che sono in lui. Pertanto, i fini della legge che il Santo ha dato, per infliggere la punizione che è prescritta, la quale punizione che è prescritta è in opposizione a quella felicità che è prescritta, rispondono ai fini dell'espiazione. Poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Se non fosse così, mio primogenito nel deserto, non potrebbe realizzarsi la rettitudine, né la malvagità, né la santità né l'infelicità, né il bene né il male. Pertanto tutte le cose dovrebbero necessariamente essere un solo insieme, pertanto, se fosse un unico corpo, dovrebbe necessariamente rimanere come morto, non avendo né vita né morte, né corruzione né incorruttibilità, né felicità né infelicità, né sensibilità né insensibilità. Pertanto esso sarebbe stato inevitabilmente creato per nulla, pertanto non vi sarebbe stato alcuno scopo nel fine della sua creazione. Pertanto ciò avrebbe necessariamente distrutto la saggezza di Dio e i suoi eterni propositi, e anche il potere, la misericordia e la giustizia di Dio. E se direte che non vi è legge, direte anche che non v'è peccato. E se direte che non v'è peccato, direte pure che non vi è rettitudine. E se non ci fosse rettitudine non ci sarebbe felicità, e se non ci fossero rettitudine né felicità, non vi sarebbero punizione né infelicità. E se queste cose non esistono, Dio non esiste. E se non esiste Dio, non esistiamo noi, né la terra, poiché non vi sarebbe potuta essere alcuna creazione di cose, né per agire, né per subire, pertanto tutte le cose avrebbero dovuto svanire. Ed ora, figli miei, vi dico tutte queste cose per vostro profitto e istruzione, poiché esiste un Dio ed Egli ha creato tutte le cose. Sia i cieli che la terra e ogni cosa che è in essi, sia cose per agire che cose per subire. E per portare a compimento i suoi scopi eterni riguardo al fine dell'uomo, dopo che egli ebbe creato i nostri primi genitori, e le bestie dei campi e gli uccelli dell'aria, e infine tutte le cose che sono create, era necessario che vi fosse un'opposizione, proprio il frutto proibito in opposizione all'albero della vita, l'uno dolce e l'altro amaro. Pertanto il Signore Dio concesse all'uomo di agire da sé. Pertanto l'uomo non avrebbe potuto agire da sé, a meno che non fosse attirato o dall'uno o dall'altro. E io, lei, debbo necessariamente supporre, secondo quanto ho letto, che un angelo di Dio, secondo ciò che è scritto, sia caduto dal cielo, pertanto divenne un diavolo, avendo cercato ciò che era male al cospetto di Dio. E poiché era caduto dal cielo ed era diventato infelice per sempre, egli cercò di rendere infelice anche tutta l'umanità. Pertanto disse a Eva, sì, proprio quel vecchio serpente che è il diavolo, che è il padre di tutte le menzogne, pertanto egli disse, mangiate del frutto proibito e non morrete, ma sarete come Dio, conoscendo il bene e il male.
e dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frutto proibito, furono scacciati dal giardino di Eden, per lavorare la terra. Ed essi hanno generato dei figlioli, sì, proprio la famiglia di tutta la terra. E i giorni dei figlioli degli uomini furono prolungati, secondo la volontà di Dio, affinché potessero pentirsi mentre erano nella carne, pertanto il loro stato divenne uno stato di prova e il loro tempo fu prolungato, secondo i comandamenti che il Signore Iddio diede ai figlioli degli uomini. Poiché egli diede il comandamento che tutti gli uomini devono pentirsi, poiché mostrò a tutti gli uomini che essi erano perduti, a causa della trasgressione dei loro genitori. Ed ora ecco, se Adamo non avesse trasgredito, non sarebbe caduto, ma sarebbe rimasto nel giardino di Eden. E tutte le cose che erano state create avrebbero dovuto rimanere nello stesso stato in cui erano dopo essere state create, e avrebbero dovuto rimanere per sempre e non avere fine. Ed essi non avrebbero avuto figlioli, pertanto sarebbero rimasti in uno stato di innocenza, senza provare gioia, poiché non conoscevano l'infelicità, senza fare il bene, poiché non conoscevano il peccato. Ma ecco, tutte le cose sono state fatte secondo la saggezza di colui che conosce tutte le cose. Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere, e gli uomini sono affinché possano provare gioia. E il Messia verrà nella pienezza del tempo, per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta. E poiché sono stati redenti dalla caduta, essi sono diventati per sempre liberi, distinguendo il bene dal male, per agire da sé e non per subire, se non la punizione della legge nel grande ultimo giorno, secondo i comandamenti che Dio ha dato. Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne, e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo. E sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna, tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte, secondo la schiavitù e il potere del diavolo, poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Ed ora, figli miei, vorrei che guardaste al grande mediatore, e deste ascolto ai suoi grandi comandamenti, e foste fedeli alle sue parole e sceglieste la vita eterna, secondo la volontà del suo Santo Spirito, e che non sceglieste la morte eterna, secondo la volontà della carne e del male che è in essa, che dà allo spirito del diavolo il potere di farvi schiavi e di trascinarvi giù in inferno, per poter governare su di voi nel suo regno. Ho dette queste poche parole a voi tutti, figli miei, negli ultimi giorni della mia prova, e ho scelto la parte buona, secondo le parole del profeta. E non ho altro intento se non il benessere eterno delle vostre anime. Amen. Due Nefi, capitolo 3. Giuseppe in Egitto vide in visione i Nefiti, profetizzò di Joseph Smith il veggente degli ultimi giorni, di Mosè, che avrebbe liberato Israele, e della venuta alla luce del Libro di Mormon. Circa 588-570 a.C. Ed ora parlo a te Giuseppe, mio ultimo nato. Tu nascesti nel deserto delle mie afflizioni, sì, tua madre ti partorì nei giorni del mio più grande dolore. E possa il Signore consacrare anche a te questa terra, che è una terra preziosissima, per la tua eredità e per l'eredità della tua posterità con i tuoi fratelli, per la vostra sicurezza per sempre, se accadrà che obbedirete ai comandamenti del Santo d'Israele. Ed ora, Giuseppe, mio ultimo nato, che ho portato fuori dal deserto delle mie afflizioni, possa il Signore benedirti per sempre, poiché la tua posterità non sarà totalmente distrutta. Poiché ecco, tu sei il frutto dei miei lombi, e io sono un discendente di Giuseppe che fu portato schiavo in Egitto. E grandi furono le alleanze che il Signore fece con Giuseppe. Pertanto Giuseppe vide in verità i nostri giorni. Ed egli ottenne una promessa dal Signore, che dal frutto dei suoi lombi il Signore Iddio avrebbe fatto nascere un ramo giusto al casato d'Israele. Non il Messia, ma un ramo che doveva essere spezzato, e non di meno doveva essere rammentato nelle alleanze del Signore. Che il Messia si sarebbe manifestato loro negli ultimi giorni, con spirito di potere, fino a portarli fuori dalle tenebre alla luce, sì, fuori dalle tenebre nascoste e fuori dalla schiavitù alla libertà. Poiché Giuseppe testimoniò in verità, dicendo, «Il Signore mio Dio susciterà un veggente, per il frutto dei miei lombi, che sarà un veggente scelto». Sì, Giuseppe disse in verità. «Così mi dice il Signore, farò nascere dal frutto dei tuoi lombi un veggente scelto, ed egli sarà altamente stimato fra il frutto dei tuoi lombi». E a lui darò il comandamento di compiere un'opera per il frutto dei tuoi lombi, i suoi fratelli, che sarà di grande valore per loro, sì, per portarli a conoscenza delle alleanze che io ho fatto con i tuoi padri.
e io gli darò il comandamento di non compiere alcun'altra opera, salvo l'opera che gli comanderò. E lo renderò grande ai miei occhi, poiché egli compirà la mia opera. Ed egli sarà grande quanto Mosè, che io ho detto che avrei suscitato per voi, per liberare il mio popolo, o casato d'Israele. E io susciterò Mosè, per liberare il tuo popolo dal paese d'Egitto. Ma susciterò un veggente dal frutto dei tuoi lombi, e a lui darò il potere di portare alla luce la mia parola per la posterità dei tuoi lombi, e non soltanto di portare alla luce la mia parola, dice il Signore, ma di convincerli della mia parola, che si sarà già diffusa tra loro. Pertanto il frutto dei tuoi lombi scriverà, e il frutto dei lombi di Giuda scriverà, e ciò che sarà scritto dal frutto dei tuoi lombi, e anche ciò che sarà scritto dal frutto dei lombi di Giuda, cresceranno insieme fino a confondere le false dottrine, appianare le contese, stabilire la pace fra il frutto dei tuoi lombi e portarli alla conoscenza dei loro padri negli ultimi giorni, e anche alla conoscenza delle mie alleanze, dice il Signore. E da debole, egli sarà reso forte, nel giorno in cui la mia opera avrà inizio tra tutto il mio popolo, per restaurarti, o casato d'Israele, dice il Signore. E così profetizzò Giuseppe, dicendo: ecco, il Signore benedirà quel veggente, e coloro che cercheranno di distruggerlo saranno confusi, poiché questa promessa che ho ottenuto dal Signore, circa il frutto dei miei lombi, sarà adempiuta. Ecco, io sono sicuro dell'adempimento di questa promessa, e il suo nome sarà come il mio, e sarà come il nome di suo padre. Ed egli sarà come me, poiché ciò che il Signore porterà alla luce per sua mano, mediante il potere del Signore porterà il mio popolo alla salvezza. Sì, così profetizzò Giuseppe. Sono sicuro di questo, proprio come son sicuro della promessa di Mosè, poiché il Signore mi ha detto: io preserverò la tua posterità per sempre. E il Signore ha detto: io susciterò un Mosè e gli darò potere in un bastone, e gli darò senno nello scrivere. Però non gli scioglierò la lingua, cosicché parli molto, poiché non lo renderò potente nel parlare. Ma gli scriverò la mia legge col dito della mia propria mano, e farò un portavoce per lui. E il Signore mi disse pure: io susciterò dal frutto dei tuoi lombi un portavoce per lui. E io, ecco, gli accorderò di scrivere gli scritti del frutto dei tuoi lombi, per il frutto dei tuoi lombi, e il portavoce dei tuoi lombi li proclamerà. E le parole che egli scriverà saranno le parole che è opportuno, nella mia saggezza, che giungano al frutto dei tuoi lombi. E sarà come se il frutto dei tuoi lombi avesse gridato loro dalla polvere, poiché io conosco la loro fede. Ed essi grideranno dalla polvere, sì, il pentimento, ai loro fratelli, anche dopo che molte generazioni saranno trascorse. E avverrà che il loro grido si leverà, proprio secondo la semplicità delle loro parole. A motivo della loro fede, le loro parole usciranno dalla mia bocca per giungere ai loro fratelli che sono il frutto dei tuoi lombi, e la debolezza delle loro parole io la renderò forte nella loro fede, perché si rammentino la mia alleanza che io feci con i tuoi padri. Ed ora ecco, figlio mio Giuseppe, in tal maniera profetizzò il mio avo. Pertanto benedetto sei tu, a motivo di tale alleanza, poiché la tua posterità non sarà distrutta, poiché darà ascolto alle parole del libro. E sorgerà fra loro un potente, che farà molto bene, sia in parole che nei fatti, e che sia uno strumento nelle mani di Dio, con una fede straordinaria, per operare possenti prodigi e per fare ciò che è grande agli occhi di Dio, fino a realizzare una grande restaurazione per il casato d'Israele e per la posterità dei tuoi fratelli. Ed ora, benedetto sei tu, Giuseppe. Ecco, tu sei piccolo. Pertanto, dà ascolto alle parole di tuo fratello Nefi, e ti sarà fatto proprio secondo le parole che ho detto. Ricorda le parole di tuo padre morente. Amen. Due Nefi, capitolo 4. Lei consiglia e benedice la sua posterità, muore e viene sepolto. Nefi esulta per la bontà di Dio verso di lui, Nefi ripone la sua fiducia nel Signore per sempre. Circa 588-570 a.C. Ed ora io, Nefi, parlo riguardo alle profezie di cui ha parlato mio padre, riguardo a Giuseppe, che fu portato in Egitto. Poiché ecco, in verità egli profetizzò riguardo a tutta la sua posterità. E non vi sono molte profezie più grandi di quelle che egli scrisse. E profetizzò riguardo a noi e alle nostre generazioni future, ed esse sono scritte sulle tavole di bronzo. Pertanto, dopo che mio padre ebbe cessato di parlare riguardo alle profezie di Giuseppe, chiamò i figlioli di Laman, i suoi figli e le sue figlie, e disse loro: ecco,
figli miei e figlie mie, che siete i figli e le figlie del mio primogenito, vorrei che prestaste orecchio alle mie parole. Poiché il Signore Dio ha detto, in quanto che obbedirete ai miei comandamenti, voi prospererete nel paese, e in quanto che non obbedirete ai miei comandamenti, sarete recisi dalla mia presenza. Ma ecco, figli miei e figlie mie, io non posso scender nella tomba senza lasciare una benedizione su di voi. Poiché ecco, so che, se sarete educati nel modo in cui dovete condurvi, voi non ve ne allontanerete. Pertanto, se sarete maledetti, ecco, io vi lascio la mia benedizione, affinché la maledizione possa esservi tolta e ricadere sul capo dei vostri genitori. Pertanto, a motivo della mia benedizione, il Signore Dio non permetterà che voi periate, pertanto egli sarà misericordioso verso di voi e verso la vostra posterità per sempre. E avvenne che, dopo che mio padre ebbe cessato di parlare ai figli e alle figlie di Laman, fece portare dinanzi a sé i figli e le figlie di Lemuele. E parlò loro, dicendo, ecco, figli miei e figlie mie, che siete i figli e le figlie del mio secondogenito, ecco, io lascio su di voi la stessa benedizione che ho lasciato ai figli e alle figlie di Laman. Pertanto voi non sarete totalmente distrutti, ma alla fine la vostra posterità sarà benedetta. E avvenne che quando mio padre ebbe cessato di parlar loro, ecco, egli parlò ai figli di Ismaele, sì, e anche a tutto il suo casato. E dopo che ebbe cessato di parlare loro, parlò a Sem, dicendo, benedetto sei tu e la tua posterità, poiché tu erediterai il paese come tuo fratello Nefi. E la tua posterità sarà annoverata con la sua posterità, e tu sarai proprio come tuo fratello e la tua posterità come la sua posterità, e sarai benedetto durante tutti i tuoi giorni. E avvenne, dopo che mio padre lei ebbe parlato a tutto il suo casato, secondo i sentimenti del suo cuore e lo spirito del Signore che era in lui, si fece vecchio. E avvenne che morì, e fu sepolto. E avvenne che, non molti giorni dopo la sua morte, Laman e Lemuele e i figli di Ismaele si adirarono con me a causa degli ammonimenti del Signore. Poiché io, Nefi, ero spinto a parlar loro, secondo la sua parola, poiché avevo detto loro molte cose, e anche mio padre prima della sua morte, molti di questi detti sono scritti sulle mie altre tavole, poiché le parti più storiche sono scritte sulle mie altre tavole. E su queste io scrivo le cose della mia anima e molte delle scritture che sono incise sulle tavole di bronzo. Poiché la mia anima si diletta nelle scritture e il mio cuore le medita, e le scrivo per l'istruzione e il profitto dei miei figli. Ecco, la mia anima si diletta nelle cose del Signore, e il mio cuore medita continuamente sulle cose che ho visto e udito. Nondimeno, nonostante la grande bontà del Signore nel mostrarmi le sue opere grandi e meravigliose, il mio cuore esclama, «O miserabile uomo che sono!» Sì, il mio cuore si addolora a causa della mia carne, la mia anima si affligge a causa delle mie iniquità. Mi sento assediato, a causa delle tentazioni e dei peccati che mi assalgono davvero sì facilmente. E quando desidero gioire, il mio cuore geme a causa dei miei peccati, nondimeno io so in chi ho riposto fiducia. Il mio Dio è stato il mio sostegno. Egli mi ha guidato nelle mie afflizioni nel deserto e mi ha preservato sulle acque del grande abisso. Egli mi ha colmato del suo amore, fino a consumar la mia carne. Egli ha confuso i miei nemici, fino a far sì che fossero scossi dinanzi a me. Ecco, egli ha udito il mio grido di giorno, e mi ha dato conoscenza tramite visioni durante la notte. E di giorno mi son fatto ardito dinanzi a lui in preghiera possente. Sì, ho levato in alto la mia voce, e gli angeli scesero e svolsero il loro ministero presso di me. E sulle ali del suo spirito il mio corpo è stato trasportato su altissime montagne. E i miei occhi hanno veduto grandi cose, sì, fin troppo grandi per l'uomo, pertanto mi fu dunque ordinato di non scriverle. Oh, allora, se ho visto cose sì grandi, se il Signore nella sua condiscendenza verso i figlioli degli uomini ha visitato gli uomini con tanta misericordia, perché il mio cuore dovrebbe piangere e la mia anima attardarsi nella valle del dolore, e la mia carne consumarsi, e la mia forza languire a causa delle mie afflizioni? E perché dovrei cedere al peccato a causa della mia carne? Sì, perché dovrei dare spazio alle tentazioni, cosicché il maligno abbia posto nel mio cuore, per distruggere la mia pace e affliggere la mia anima? Perché sono adirato a causa del mio nemico? Risvegliati, anima mia, non indugiare più nel peccato. Gioisci, o cuor mio, e non dar più posto al nemico della mia anima. Non ti adirare di nuovo a causa dei miei nemici.
non far languire le mie forze a causa delle mie afflizioni. Gioisci, o cuor mio, e grida al Signore, e di: O Signore, io ti loderò per sempre, sì, la mia anima gioirà in te, mio Dio e rocca della mia salvezza. O Signore, redimerai tu la mia anima. Mi libererai dalle mani dei miei nemici? Mi renderai tale che sia scosso all'apparire del peccato? Possano le porte dell'inferno essere sempre chiuse dinanzi a me, perché il mio cuore è spezzato e il mio spirito è contrito. O Signore, non chiudere le porte della tua rettitudine dinanzi a me, affinché io possa camminare sul sentiero scosceso, affinché possa essere rigoroso sulla strada pianeggiante. O Signore, circondami con la veste della tua rettitudine. O Signore, aprimi una via di scampo dinanzi ai miei nemici. Raddrizza il mio sentiero dinanzi a me. Non porre una pietra d'inciampo sul mio cammino, ma libera la mia via dinanzi a me, e non ostruire la mia via, ma le vie del mio nemico. O Signore, in te io ho confidato, e in te confiderò per sempre. Non porrò la mia fiducia nel braccio di carne, poiché so che maledetto è colui che ripone la sua fiducia nel braccio di carne. Sì, maledetto è colui che pone la sua fiducia nell'uomo o che fa della carne il suo braccio. Sì, so che Dio darà generosamente a colui che chiede. Sì, il mio Dio mi darà se non chiedo a torto. Alzerò dunque a te la mia voce. Sì, io griderò a te, mio Dio, rocca della mia rettitudine. Ecco, la mia voce ascenderà a te per sempre, mia rocca e mio eterno Dio. Amen. Due Nefi, capitolo 5. I Nefiti si separano dai Lamaniti, obbediscono alla legge di Mosè e costruiscono un tempio. A causa della loro incredulità i Lamaniti sono recisi dalla presenza del Signore. La loro pelle diventa scura e divengono un flagello per i Nefiti. Circa 588-559 a.C. Ecco avvenne che io, Nefi, gridai molto al Signore mio Dio, a causa dell'ira dei miei fratelli. Ma ecco, la loro ira aumentò contro di me, tanto che cercarono di togliermi la vita. Sì, essi mormorarono contro di me, dicendo: Il nostro fratello minore pensa di governare su di noi. E noi abbiamo avuto molte prove per causa sua. Pertanto ora uccidiamolo, per non essere più afflitti a causa delle sue parole. Poiché ecco, noi non vogliamo averlo come nostro governatore, poiché spetta a noi, che siamo i fratelli maggiori, governare questo popolo. Ora io non scrivo su queste tavole tutte le parole che essi mormorarono contro di me. Ma mi basta dire che essi cercarono di togliermi la vita. E avvenne che il Signore mi avvertì che io, Nefi, mi allontanassi da loro e fuggissi nel deserto, con tutti coloro che avessero voluto venire con me. Pertanto, avvenne che io, Nefi, presi la mia famiglia, e anche Zoram e la sua famiglia, e Sem, mio fratello maggiore, e la sua famiglia, e Giacobbe e Giuseppe, miei fratelli minori, e anche le mie sorelle e tutti coloro che vollero venire con me. E tutti coloro che vollero venire con me erano coloro che credevano negli avvertimenti e nelle rivelazioni di Dio. Pertanto essi dettero ascolto alle mie parole. E prendemmo le nostre tende e tutto ciò che ci fu possibile, e viaggiammo nel deserto per lo spazio di molti giorni. E dopo aver viaggiato per lo spazio di molti giorni piantammo le nostre tende. E il mio popolo volle che dessimo a quel luogo il nome Nefi, pertanto lo chiamammo Nefi. E tutti coloro che erano con me presero la decisione di chiamarsi popolo di Nefi. E noi eravamo osservanti nell'obbedire ai giudizi e agli statuti e ai comandamenti del Signore in ogni cosa, secondo la legge di Mosè. E il Signore era con noi, e prosperammo grandemente poiché piantavamo dei semi e raccoglievamo di ritorno in abbondanza. E cominciammo ad allevare greggi e armenti e animali di ogni specie. E io, Nefi, avevo portato anche gli annali che erano incisi sulle tavole di bronzo. E anche la sfera o bussola che fu preparata per mio padre dalla mano del Signore, secondo ciò che è scritto. E avvenne che cominciammo a prosperare grandemente e a moltiplicarci nel paese. E io, Nefi, presi la spada di Labano e sul suo modello fabbricai molte spade, per timore che in qualche modo il popolo che era ora chiamato Lamaniti piombasse su di noi e ci distruggesse, poiché conoscevo il loro odio verso di me e i miei figlioli e coloro che erano chiamati il mio popolo. E io insegnai al mio popolo a edificare costruzioni, e a lavorare con ogni specie di legno, di ferro, di rame, di bronzo, di acciaio, di oro, di argento e di metalli preziosi che si trovavano in grande abbondanza. E io, Nefi,
edificai un tempio, e lo costruii secondo il modello del tempio di Salomone, salvo che non era edificato con così tante cose preziose, poiché non erano reperibili nel paese, pertanto non poteva essere edificato come il tempio di Salomone. Ma il tipo di costruzione era simile a quello del tempio di Salomone, ed era di fattura estremamente accurata. E avvenne che io, Nefi, feci sì che il mio popolo fosse industrioso e lavorasse con le sue mani. E avvenne che essi vollero che io fossi loro re, ma io, Nefi, desideravo che non avessero alcun re, non di meno feci per loro quanto era in mio potere. Ed ecco, le parole del Signore furono adempiute per i miei fratelli, quelle che egli aveva detto a loro riguardo, che io sarei stato loro governatore e loro insegnante. Pertanto ero stato loro governatore e loro insegnante, secondo i comandamenti del Signore, fino al tempo in cui essi cercarono di togliermi la vita. Pertanto fu adempiuta la parola che il Signore mi rivolse dicendo che, in quanto che non daranno ascolto alle tue parole, saranno recisi dalla presenza del Signore. Ed ecco, essi furono recisi dalla sua presenza. Ed egli fece venir su di loro la maledizione, sì, proprio una grave maledizione, a causa della loro iniquità. Poiché ecco, essi avevano indurito il loro cuore contro di lui, cosicché era diventato come pietra, pertanto, siccome erano bianchi e bellissimi e ben fatti, affinché non potessero essere motivo di seduzione per il mio popolo, il Signore Iddio fece venir su di loro una pelle scura. E così dice il Signore Iddio. Io farò in modo che essi siano ripugnanti per il tuo popolo, a meno che non si pentano delle loro iniquità. E maledetta sarà la posterità di colui che si mescolerà alla loro posterità, poiché essi saranno maledetti proprio con la stessa maledizione. Il Signore lo disse e fu fatto. E a causa della maledizione che era su di loro, essi diventarono un popolo indolente, pieno di cattiveria e di astuzia, e cacciavano nel deserto le bestie da preda. E il Signore Iddio mi disse: essi saranno un flagello per la tua posterità, per spronarli a ricordarsi di me, e in quanto che essi non si ricorderanno di me e non daranno ascolto alle mie parole, essi li flagelleranno, fino anche alla distruzione. E avvenne che io, Nefi, consacrai Giacobbe e Giuseppe affinché fossero sacerdoti e insegnanti nella terra del mio popolo. E avvenne che vivemmo in maniera felice. E 30 anni erano trascorsi dal tempo in cui avevamo lasciato Gerusalemme. E io, Nefi, avevo tenuto sino a questo punto gli annali del mio popolo sulle tavole, che io avevo fatto. E avvenne che il Signore Iddio mi disse: fa delle altre tavole, e incidi su di esse molte cose che sono buone ai miei occhi, per il profitto del tuo popolo. Pertanto io, Nefi, per essere obbediente ai comandamenti del Signore, andai e feci queste tavole, sulle quali ho inciso queste cose. E ho inciso ciò che è piacevole a Dio. E se il mio popolo si compiace delle cose di Dio, si compiacerà delle mie incisioni che sono su queste tavole. E se il mio popolo desidera conoscere le parti più particolareggiate della storia del mio popolo, deve cercare nelle mie altre tavole. E mi basta dire che 40 anni erano trascorsi, e avevamo già avuto guerre e contese con i nostri fratelli. Due Nefi, capitolo 6. Giacobbe racconta la storia dei giudei, la loro cattività babilonese e il loro ritorno, ministero e crocifissione del santo d'Israele, l'aiuto ricevuto dai gentili e la restaurazione dei giudei negli ultimi giorni, quando crederanno nel Messia. Circa 559-545 avanti Cristo. Parole di Giacobbe, fratello di Nefi, che egli disse al popolo di Nefi: ecco, miei diletti fratelli, io, Giacobbe, essendo stato chiamato da Dio e ordinato secondo il suo santo ordine, ed essendo stato consacrato da mio fratello Nefi, che voi considerate come un re, o un protettore dal quale dipendete per la vostra sicurezza, ecco, voi sapete che vi ho detto moltissime cose. Non di meno vi parlo di nuovo, poiché desidero il benessere delle vostre anime. Sì, la mia ansia è grande per voi, e voi stessi sapete che lo è sempre stata. Poiché vi ho esortati in tutta diligenza e vi ho insegnato le parole di mio padre, e vi ho parlato riguardo a tutte le cose che sono scritte, fin dalla creazione del mondo. Ed ora, ecco, io vorrei parlarvi riguardo a cose che sono e a cose che devono venire, pertanto vi leggerò le parole di Isaia. E sono le parole che mio fratello ha desiderato che io vi dicessi. E io vi parlo per il vostro bene, affinché possiate imparare e glorificare il nome del vostro Dio. Ed ora, le parole che leggerò son quelle che Isaia disse riguardo a tutto il casato d'Israele,
pertanto esse possono essere applicate a voi poiché siete del casato d'Israele. E vi sono molte cose, che sono state dette da Isaia, che possono essere applicate a voi, perché siete del casato d'Israele. Ed ora queste sono le parole. Così dice il Signore Dio. Ecco, io alzerò la mia mano verso i gentili, innalzerò il mio stendardo verso il popolo, ed essi ti riporteranno i tuoi figli in braccio, e le tue figlie saranno portate sulle loro spalle. E i re saranno tuoi balii, e le loro regine, tue balie. Essi si prostreranno dinanzi a te con la faccia a terra, e leccheranno la polvere dei tuoi piedi, e tu saprai che io sono il Signore, poiché coloro che mi attendono non proveranno vergogna. Ed ora io, Giacobbe, vorrei dirvi qualcosa riguardo a queste parole. Poiché ecco, il Signore mi ha mostrato che coloro che erano a Gerusalemme, donde venimmo, sono stati uccisi e tratti schiavi. Nondimeno, il Signore mi ha mostrato che essi torneranno di nuovo. E mi ha pure mostrato che il Signore Dio, il Santo d'Israele, si manifesterà loro nella carne, e dopo che si sarà manifestato, essi lo flagelleranno e lo crocifiggeranno, secondo le parole che l'angelo mi disse. E dopo che essi avranno indurito il loro cuore e irrigidito il loro collo contro il Santo d'Israele, ecco, i giudizi del Santo d'Israele cadranno su di loro. E verrà il giorno in cui saranno castigati ed afflitti. Pertanto, dopo essere stati cacciati di qua e di là, poiché così disse l'angelo, molti saranno afflitti nella carne, e non sarà permesso che periscano grazie alle preghiere dei fedeli, essi saranno dispersi e castigati e odiati, nondimeno il Signore sarà misericordioso verso di loro, cosicché, quando perverranno alla conoscenza del loro Redentore, essi saranno di nuovo radunati nelle terre della loro eredità. E benedetti sono i gentili, coloro di cui ha scritto il profeta, poiché ecco, se accadrà che essi si pentiranno e non combatteranno contro Sion e non si uniranno a quella chiesa grande e abominevole, essi saranno salvati. Poiché il Signore Dio adempirà le alleanze che ha fatto con i suoi figlioli, e per questo motivo il profeta ha scritto queste cose. Pertanto coloro che combattono contro Sion e il popolo dell'alleanza del Signore leccheranno la polvere dei loro piedi, e il popolo del Signore non proverà vergogna. Poiché il popolo del Signore sono coloro che lo attendono, poiché essi attendono ancora la venuta del Messia. Ed ecco, secondo le parole del profeta, il Messia si disporrà di nuovo, per la seconda volta, a ristabilirli, pertanto si manifesterà loro in potere e grande gloria, fino a distruggere i loro nemici, quando verrà il giorno in cui essi crederanno in lui, ed egli non distruggerà nessuno che crede in lui. E coloro che non crederanno in lui saranno distrutti sia con il fuoco che con la tempesta, con i terremoti, con gli spargimenti di sangue, con la pestilenza e con la carestia. Ed essi sapranno che il Signore è Dio, il Santo d'Israele. Poiché, si strapperà la preda al potente, o i legittimi prigionieri saranno essi liberati. Ma così dice il Signore. Anche i prigionieri del potente saranno portati via, e la preda del tiranno sarà liberata, poiché il potente Dio libererà il suo popolo dell'alleanza. Poiché così dice il Signore. Io lotterò contro coloro che lottano con te. E darò da mangiare a coloro che ti opprimono la loro propria carne, e si inebrieranno del loro proprio sangue come con il vin dolce. E ogni carne saprà che io, il Signore, sono il tuo Salvatore e il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Due Nefi, capitolo 7. Giacobbe continua a leggere da Isaia. Isaia parla in senso messianico, il Messia parlerà la lingua dei dotti, egli darà la schiena ai percotitori, egli non sarà confuso, confrontare con Isaia 50. Circa 559-545 avanti Cristo. Sì, poiché così dice il Signore, ti ho io ripudiata o t'ho rigettata per sempre. Poiché così dice il Signore, dov'è la lettera di divorzio di tua madre? In favore di chi t'ho io ripudiata? O a quale dei miei creditori t'ho venduta? Sì, a chi ti ho venduta? Ecco, voi stessi vi siete venduti per le vostre iniquità, e per le vostre trasgressioni vostra madre è stata ripudiata. Pertanto quando venni non c'era nessuno, quando chiamai, sì, non c'era nessuno a rispondere. O casato d'Israele, è la mia mano del tutto accorciata da non poter redimere o non ho io alcun potere di liberare? Ecco, al mio rimprovero prosciugo il mare, dei loro fiumi faccio un deserto e rendo fetido il loro pesce perché le acque son prosciugate ed essi muoiono a causa della sete. Io rivesto i cieli di tenebre e rendo il loro manto un cilicio. Il Signore Dio mi ha dato la lingua dei dotti, affinché sapessi come parlarti al momento opportuno,
o casato d'Israele. Quando siete esausti, egli veglia mattino dopo mattino. Egli schiude le mie orecchie perché io oda come il dotto. Il Signore Dio ha aperto le mie orecchie, e io non sono stato ribelle, né ho voltato le spalle. Ho dato la schiena al percotitore e le guance a coloro che strappavano la barba. Non ho nascosto la faccia all'onta e dallo sputo. Poiché il Signore Dio mi aiuterà, non sarò dunque confuso. Ho dunque reso la mia faccia come una pietra, e so che non proverò vergogna. E il Signore è vicino, ed egli mi giustifica. Chi lotterà con me? Confrontiamoci. Chi è il mio avversario? Che si avvicini a me, e io lo colpirò con la forza della mia bocca. Poiché il Signore Dio mi aiuterà, e tutti coloro che mi condanneranno, ecco, invecchieranno tutti come un abito e la tignola li divorerà. Chi è fra voi che teme il Signore, che obbedisce alla voce del suo servo, che cammina nelle tenebre e non ha luce? Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di scintille, camminate alla luce del vostro fuoco e nelle scintille che avete acceso. Questo avrete dalla mia mano, voi giacerete nel dolore. Due Nefi, capitolo 8. Giacobbe continua a leggere da Isaia. Negli ultimi giorni il Signore conforterà Sion e radunerà Israele, i redenti verranno a Sion in mezzo a grande gioia. Confrontare con Isaia 51 e 52, 1 a 2. Circa 559-545 avanti Cristo. Datemi ascolto, voi che seguite la rettitudine. Guardate alla roccia donde foste tagliati e dalla buca della fossa donde foste scavati. Guardate ad Abramo, vostro padre, e a Sara, colei che vi ha partorito, poiché io chiamai lui solo e lo benedissi. Poiché il Signore conforterà Sion, conforterà tutti i suoi luoghi desolati, ed egli renderà il suo deserto simile a Eden, e le sue lande simili al giardino del Signore. In essa si troveranno gioia e letizia, rendimento di grazie e voci di melodia. Dammi ascolto, mio popolo, e porgimi orecchio, o mia nazione, poiché una legge procederà da me, ed io stabilirò il mio giudizio come luce per il popolo. La mia rettitudine è vicina, la mia salvezza è apparsa, e il mio braccio giudicherà il popolo. Le isole spereranno in me e confideranno nel mio braccio. Levate gli occhi ai cieli e guardate in basso sulla terra, poiché i cieli svaniranno come fumo e la terra invecchierà come un abito, e coloro che vi abitano, similmente morranno. Ma la mia salvezza durerà per sempre, e la mia rettitudine non sarà abolita. Datemi ascolto, voi che conoscete la rettitudine, popolo nel cui cuore ho scritto la mia legge, non temete il rimprovero degli uomini e non abbiate paura dei loro oltraggi. Perché la tignola li divorerà come un abito e il verme li mangerà come la lana. Ma la mia rettitudine durerà per sempre, e la mia salvezza di generazione in generazione. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore, svegliati come nei giorni antichi. Non sei tu colui che ha tagliato a pezzi Raab e ferito il dragone? Non sei tu colui che ha prosciugato il mare, le acque del grande abisso, che ha fatto delle profondità del mare un cammino per farvi passare i riscattati? Dunque i redenti del Signore torneranno e verranno a Sion cantando, gioia e santità eterne saranno sul loro capo. Ed essi otterranno letizia e gioia, dolore e lutto fuggiranno via. Sono io, sì, sono io colui che vi consola. Ecco, chi sei tu per aver paura dell'uomo che morrà e del figlio dell'uomo che sarà reso simile all'erba? E dimentichi il Signore, tuo creatore, che ha disteso i cieli e posto le fondamenta della terra, e hai ogni giorno continuamente temuto, a causa della furia dell'oppressore, come se egli fosse pronto a distruggere. E dov'è la furia dell'oppressore? Il prigioniero in esilio si affretta, per poter essere sciolto, e per non morire nella fossa, né mancar di pane. Ma io sono il Signore e Dio tuo, le cui onde muggirono, Signore degli eserciti è il mio nome. E io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano, affinché io potessi piantare i cieli e porre le fondamenta della terra, e dire a Sion, ecco, tu sei il mio popolo. Svegliati, svegliati, alzati o Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore la coppa della sua furia, tu hai bevuto la feccia spremuta della coppa di trepidazione. E fra tutti i figli che essa ha partorito non ve n'è alcuno per guidarla, né fra tutti i figli che ha allevati alcuno che la prenda per mano. Questi due figli sono venuti a te, e saranno addolorati per te, la tua desolazione e la tua distruzione, la carestia e la spada, e con chi ti consolerò? I tuoi figli sono venuti meno, salvo questi due,
Essi giacciono in capo a ogni strada, come un antilope in una rete, essi sono pieni della furia del Signore, il rimprovero del tuo Dio. Ora dunque ascolta questo, tu afflitta ed ebbra, e non di vino. Così dice il tuo Signore, il Signore e Dio tuo difende la causa del suo popolo. Ecco, io ti ho tolto di mano la coppa di trepidazione, la feccia della coppa del mio furore, tu non ne berrai mai più. Ma la metterò in mano a coloro che ti affliggono, che hanno detto all'anima tua, prostrati, che possiamo passarti sopra, e tu hai steso il tuo corpo come un suolo e come una strada ai passanti. Svegliati, svegliati, rivestiti della tua forza, o Sion, indossa le tue belle vesti, o Gerusalemme, città santa, poiché d'ora innanzi non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti dalla polvere, levati, siediti, o Gerusalemme, sciogliti dai legami che hai al collo, o schiava figlia di Sion. Due Nefi, capitolo 9. Giacobbe spiega che i giudei saranno radunati in tutte le loro terre di promessa, l'espiazione riscatta l'uomo dalla caduta, i corpi dei morti usciranno dalla tomba, e i loro spiriti dall'inferno e dal paradiso, essi saranno giudicati, l'espiazione salva dalla morte, dall'inferno, dal diavolo e dal tormento infinito, i giusti saranno salvati nel regno di Dio, sono definiti i castighi per i peccati, il Santo d'Israele è il guardiano alla porta. Circa 559-545 avanti Cristo. Ed ora, miei diletti fratelli, ho letto queste cose perché possiate conoscere ciò che riguarda le alleanze del Signore che Egli ha stipulato con tutto il casato d'Israele. Che Egli ha detto ai giudei, per bocca dei suoi santi profeti fin dal principio, di generazione in generazione, fino a che venga il tempo in cui saranno restituiti alla vera Chiesa e al gregge di Dio. Quando saranno radunati in patria, nelle terre della loro eredità, e saranno stabiliti in tutte le loro terre di promessa. Ecco, miei diletti fratelli, io vi dico queste cose perché possiate gioire e sollevare il capo per sempre, a motivo delle benedizioni che il Signore Iddio riverserà sui vostri figlioli. Perché so che avete cercato assai, molti di voi, di conoscere le cose a venire, so pertanto che voi sapete che la nostra carne deve corrompersi e morire, non di meno nel nostro corpo noi vedremo Dio. Sì, io so che voi sapete che Egli si mostrerà nel corpo a quelli in Gerusalemme, donde venimmo, poiché è opportuno che ciò avvenga fra loro, perché è necessario che il grande Creatore acconsenta di assoggettarsi all'uomo nella carne, e di morire per tutti gli uomini, affinché tutti gli uomini possano divenire a Lui soggetti. Poiché, come la morte è venuta a tutti gli uomini per adempiere il piano misericordioso del grande Creatore, è necessario che vi sia un potere di risurrezione, e la risurrezione è necessario che venga all'uomo a causa della caduta, e la caduta venne a causa della trasgressione, e poiché l'uomo divenne decaduto, essi furono recisi dalla presenza del Signore. Pertanto è necessario che vi sia una espiazione infinita, e se non fosse una espiazione infinita, questa corruzione non potrebbe rivestirsi di incorruttibilità. Pertanto il primo giudizio che cadde sull'uomo avrebbe dovuto necessariamente restare per un tempo infinito. E se così fosse, questa carne avrebbe dovuto giacere per marcire e decomporsi nella madre terra, per non risorgere mai più. Oh, la saggezza di Dio, la sua misericordia e la sua grazia. Poiché ecco, se la carne non risuscitasse più, il nostro spirito dovrebbe divenire soggetto a quell'angelo che cadde dalla presenza dell'Eterno Iddio, e divenne il diavolo, per non risorgere mai più. E il nostro spirito avrebbe dovuto divenire come lui, e noi divenire diavoli, angeli di un diavolo, per essere esclusi dalla presenza del nostro Dio, e per rimanere con il padre delle menzogne, nell'infelicità, come lui stesso, con quell'essere che ingannò i nostri primi genitori, che si trasforma quasi in un angelo di luce e istiga i figlioli degli uomini verso associazioni segrete di omicidio e ogni sorta di tenebrose opere segrete. Oh, com'è grande la bontà del nostro Dio, che ci prepara una via per sfuggire alla stretta di quest'orribile mostro, sì, quel mostro, morte e inferno, che io chiamo la morte del corpo, e anche la morte dello spirito. E grazie alla via di liberazione del nostro Dio, il Santo d'Israele, questa morte di cui ho parlato, che è quella temporale, restituirà i suoi morti, la qual morte è la tomba. E questa morte di cui ho parlato, che è la morte spirituale, restituirà i suoi morti, la qual morte spirituale è l'inferno, pertanto, la morte e l'inferno debbono restituire i loro morti, e l'inferno deve restituire i suoi spiriti prigionieri e la tomba deve restituire i suoi corpi prigionieri,
e il corpo e lo spirito degli uomini saranno ricongiunti l'uno all'altro. E ciò sarà per il potere di risurrezione del Santo d'Israele. Oh, quanto è grande il piano del nostro Dio! Poiché, d'altro canto, il paradiso di Dio dovrà restituire gli spiriti dei giusti e la tomba restituire i corpi dei giusti. E lo spirito e il corpo è ricongiunto nuovamente a se stesso, e tutti gli uomini diventano incorruttibili e immortali, e sono anime viventi, che hanno una conoscenza perfetta come noi nella carne, salvo che la nostra conoscenza sarà allora perfetta. Pertanto avremo una perfetta conoscenza di tutte le nostre colpe, delle nostre impurità e della nostra nudità, e i giusti avranno una perfetta conoscenza della loro contentezza e della loro rettitudine, essendo rivestiti di purezza, sì proprio di una veste di rettitudine. E avverrà che quando tutti gli uomini saranno passati da questa prima morte alla vita, in quanto divenuti immortali, dovranno comparire davanti al seggio del giudizio del Santo d'Israele, e allora verrà il giudizio, e allora dovranno essere giudicati secondo il santo giudizio di Dio. E certamente, come vive il Signore, poiché il Signore Dio l'ha detto, ed è sua parola eterna, che non può passare, che coloro che sono giusti resteranno giusti, e coloro che sono immondi resteranno immondi, pertanto coloro che sono immondi sono il diavolo e i suoi angeli, e se ne andranno nel fuoco perpetuo, preparato per loro, e il loro tormento è come un lago di fuoco e di zolfo, le cui fiamme ascendono per sempre e in eterno, e non hanno fine. Oh, grandezza e giustizia del nostro Dio! Poiché Egli mette ad effetto tutte le sue parole, esse sono uscite dalla sua bocca, e la sua legge deve essere adempiuta. Ma ecco, i giusti, i santi del Santo d'Israele, coloro che hanno creduto nel Santo d'Israele, coloro che hanno sopportato le croci del mondo e che ne hanno disprezzato l'onta, essi erediteranno il regno di Dio, che fu preparato per loro fin dalla fondazione del mondo, e la loro gioia sarà completa per sempre. Oh, grandezza della misericordia del nostro Dio, il Santo d'Israele! Poiché Egli libera i Suoi santi da quell'orribile mostro, il diavolo, e dalla morte e dall'inferno, e da quel lago di fuoco e di zolfo, che è tormento infinito. Oh, quanto è grande la santità del nostro Dio, poiché Egli conosce ogni cosa, e non vi è nulla che Egli non conosca. Ed Egli verrà nel mondo per poter salvare tutti gli uomini, se daranno ascolto alla Sua voce, poiché ecco, Egli soffre le pene di tutti gli uomini, sì, le pene di ogni creatura vivente, siano uomini, donne e bambini, che appartengono alla famiglia d'Adamo. Ed Egli soffre queste cose affinché la risurrezione possa venire su tutti gli uomini, affinché tutti possano stare dinanzi a Lui, nel gran giorno del giudizio. Ed Egli comanda a tutti gli uomini di pentirsi, e di essere battezzati nel Suo nome, avendo fede perfetta nel Santo d'Israele, altrimenti non possono essere salvati nel regno di Dio. E se non si pentiranno e non crederanno nel Suo nome, e non saranno battezzati in nome Suo, e non persevereranno fino alla fine, dovranno essere dannati, poiché il Signore Iddio, il Santo d'Israele lo ha detto. Pertanto Egli ha dato una legge, e dove non è data alcuna legge, non c'è punizione, e dove non c'è punizione, non c'è condanna, e dove non c'è condanna, le misericordie del Santo d'Israele possono reclamarli, a motivo dell'espiazione, poiché essi vengono liberati mediante il suo potere. Poiché l'espiazione soddisfa le esigenze della sua giustizia per tutti coloro a cui non è stata data la legge, affinché siano liberati da quell'orribile mostro, la morte e l'inferno, e il diavolo e il lago di fuoco e di zolfo, che è tormento infinito, ed essi sono restituiti a quel Dio che dette loro l'alito, che è il Santo d'Israele. Ma guai a colui al quale la legge è stata data, sì, che ha tutti i comandamenti di Dio, come noi, e che li trasgredisce, e che spreca i giorni della sua prova, perché terribile è il suo stato. Oh, l'astuto piano del maligno! Oh, vanità e fragilità e stoltezza degli uomini! Quando sono dotti si credono saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio, poiché li trascurano, credendo di conoscere da sé, pertanto la loro saggezza è stoltezza, e non giova loro. E periranno, ma è bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio. Ma guai ai ricchi, che son ricchi in quanto alle cose del mondo. Poiché per il fatto che son ricchi, essi disprezzano i poveri e perseguitano i miti, e il loro cuore è nei loro tesori, pertanto il loro tesoro è il loro Dio. Ed ecco, anche il loro tesoro perirà insieme a loro. E guai ai sordi che non vogliono sentire, poiché periranno. Guai ai ciechi che non vogliono vedere, poiché essi pure periranno. Guai agli incirconcisi di cuore,
poiché la conoscenza delle loro iniquità li colpirà all'ultimo giorno. Guai al mentitore, poiché sarà gettato in inferno. Guai all'omicida che uccide deliberatamente, poiché morrà. Guai a coloro che commettono prostituzioni, poiché saranno gettati in inferno. Sì, guai a coloro che adorano idoli, poiché il diavolo di tutti i diavoli si delizia in loro. E, infine, guai a tutti coloro che muoiono nei loro peccati, poiché torneranno a Dio, vedranno il suo volto, e rimarranno nei loro peccati. O miei diletti fratelli, ricordatevi quanto è terribile trasgredire contro quel santo Iddio, e quanto è pure terribile cedere alle seduzioni di quell'essere astuto. Ricordate, seguire le inclinazioni della carne è morte, e seguire le inclinazioni dello spirito è vita eterna. O miei diletti fratelli, porgete orecchio alle mie parole. Ricordate la grandezza del santo d'Israele. Non dite che ho detto cose dure contro di voi, poiché se lo fate, oltraggiate la verità, poiché io ho detto le parole del vostro Creatore. So che le parole di verità sono dure contro ogni impurità, ma i giusti non le temono, poiché essi amano la verità e non ne sono scossi. Oh, allora, miei diletti fratelli, venite al Signore, il Santo. Ricordate che i suoi sentieri sono giusti. Ecco, la via per l'uomo è stretta, ma si stende diritta innanzi a lui, e il guardiano alla porta è il Santo d'Israele. Egli non tiene là alcun servitore. E non vi è altra via, se non attraverso la porta, poiché egli non può essere ingannato, poiché Signore Iddio è il suo nome. E a chiunque bussa, egli aprirà, e i saggi, i dotti, e coloro che sono ricchi che sono orgogliosi per il loro sapere, la loro saggezza e le loro ricchezze, sì, son essi quelli che egli disprezza, e a meno che non gettino via queste cose e si considerino stolti dinanzi a Dio, e si abbassino nel profondo dell'umiltà, egli non aprirà loro. Ma le cose del saggio e del prudente saranno loro celate per sempre, sì, quella felicità che è preparata per i santi. O miei diletti fratelli, ricordate le mie parole. Ecco, io mi tolgo le vesti e le scuoto davanti a voi, prego l'Iddio della mia salvezza che egli mi scruti col suo occhio onniveggente. Pertanto voi saprete nell'ultimo giorno, quando tutti gli uomini saranno giudicati per le loro opere, che il Dio d'Israele fu testimone che io scossi dalla mia anima le vostre iniquità e che sto terso dinanzi a lui e son libero dal vostro sangue. O miei diletti fratelli, distoglietevi dai vostri peccati, scuotetevi di dosso le catene di colui che vorrebbe legarvi stretti, venite a quel Dio che è la rocca della vostra salvezza. Preparate la vostra anima per quel giorno glorioso in cui sarà dispensata la giustizia ai giusti, sì, il giorno del giudizio, affinché non abbiate a ritrarvi con terribile spavento, affinché non abbiate a ricordare perfettamente le vostre orribili colpe e essere costretti ad esclamare, «Santi, santi sono i tuoi giudizi, o Signore Iddio Onnipotente, ma io conosco la mia colpa, trasgredii la tua legge, e le mie trasgressioni sono mie, e il diavolo mi ha conquistato, cosicché io sono preda della sua orribile infelicità. Ma ecco, fratelli miei, è opportuno che io vi risvegli all'orribile realtà di queste cose? Vi strazierei io l'anima». Se la vostra mente fosse pura, sarei chiaro con voi, secondo la chiarezza della verità, se foste liberati dal peccato. Ecco, se voi foste santi, vi parlerei di santità. Ma siccome non siete santi, e voi mi considerate come un insegnante, è senz'altro necessario che io vi insegni le conseguenze del peccato. Ecco, la mia anima aborrisce il peccato, e il mio cuore si delizia nella rettitudine, e io loderò il santo nome del mio Dio. Venite, fratelli miei. Chiunque abbia sete, venite alle acque, e chi non ha denaro venga, compri e mangi, sì, venite, comprate vino e latte senza denaro e senza prezzo. Pertanto non spendete denaro per ciò che non ha alcun valore, né la vostra fatica per ciò che non può soddisfare. Datemi ascolto diligentemente, e ricordate le parole che ho detto, e venite al Santo d'Israele, e fate un banchetto con ciò che non perisce, né può essere corrotto, e che la vostra anima si delizi nell'abbondanza. Ecco, miei diletti fratelli, ricordate le parole del vostro Dio, pregatelo continuamente di giorno, e di notte rendete grazie al suo santo nome. Che il vostro cuore gioisca, e vedete quanto sono grandi le alleanze del Signore, e quanto è grande la sua condiscendenza verso i figlioli degli uomini, e a motivo della sua grandezza e della sua grazia e misericordia, egli ci ha promesso che la nostra posterità non sarà totalmente distrutta, secondo la carne, ma che egli la preserverà,
e nelle generazioni future essa diventerà un ramo giusto per il casato di Israele. Ed ora, fratelli miei, vorrei parlarvi ancora, ma il resto delle mie parole ve lo dirò domani. Amen. Due Nefi, capitolo 10. Giacobbe spiega che i giudei crocifiggeranno il loro Dio, essi saranno dispersi sino a quando cominceranno a credere in Lui, l'America sarà una terra di libertà dove nessun re regnerà, riconciliatevi con Dio e ottenete la salvezza mediante la sua grazia. Circa 559-545 avanti Cristo. Ed ora io, Giacobbe, vi parlo di nuovo, miei diletti fratelli, riguardo a quel ramo giusto di cui ho parlato. Poiché ecco, le promesse che noi abbiamo ottenuto sono promesse accordateci secondo la carne. Pertanto, sebbene mi sia stato mostrato che molti dei nostri figlioli periranno nella carne a causa dell'incredulità, non di meno Iddio sarà misericordioso verso molti, e i nostri figlioli saranno ristabiliti affinché possano venire a ciò che darà loro la vera conoscenza del loro Redentore. Pertanto, come vi dissi, è senz'altro necessario che Cristo, poiché la scorsa notte l'angelo mi disse che tale sarà il suo nome, venga fra i giudei, fra coloro che sono la parte più malvagia del mondo, ed essi lo crocifiggeranno, poiché così è necessario per il nostro Dio, e non v'è nessun'altra nazione sulla terra che crocifiggerebbe il suo Dio. Poiché, se miracoli possenti fossero operati fra altre nazioni, esse si pentirebbero, e riconoscerebbero che egli è il loro Dio. Ma a causa delle frodi sacerdotali e dell'iniquità, quelli in Gerusalemme induriranno il collo contro di lui, affinché sia crocifisso. Pertanto, a causa delle loro iniquità, distruzioni, carestie, pestilenze e spargimenti di sangue cadranno su di loro, e quelli che non saranno distrutti verranno dispersi fra tutte le nazioni. Ma ecco, così dice il Signore Iddio. Quando verrà il giorno in cui essi crederanno in me, che io sono il Cristo, allora io ho fatto alleanza con i loro padri che essi saranno ristabiliti nella carne, sulla terra, nelle terre della loro eredità. E avverrà che essi saranno radunati dalla loro lunga dispersione, dalle isole del mare e dalle quattro parti della terra, e le nazioni dei gentili saranno grandi ai miei occhi, dice Iddio, perché li porteranno alle terre della loro eredità. Sì, i re dei gentili saranno i loro balii e le loro regine diverranno le loro balie. Pertanto le promesse del Signore ai gentili sono grandi, poiché egli l'ha detto, e chi può contraddirlo? Ma ecco, questa terra, disse Iddio, sarà la terra della tua eredità, e i gentili saranno benedetti nel paese. E questa terra sarà una terra di libertà per i gentili, e non vi saranno re nel paese che si leveranno sui gentili. E io fortificherò questa terra contro tutte le altre nazioni, e colui che combatte contro Sion perirà, dice Iddio, poiché colui che farà sorgere un re contro di me perirà, poiché io, il Signore, il Re del Cielo, sarò il loro re, e io sarò per sempre una luce per quelli che ascoltano le mie parole. Pertanto, per questo motivo, affinché possano adempiersi le mie alleanze che ho fatto con i figlioli degli uomini, che farò con loro mentre essi sono nella carne, io devo necessariamente distruggere le tenebrose opere segrete e gli omicidi e le abominazioni. Pertanto colui che combatte contro Sion, sia giudeo che gentile, sia schiavo che libero, sia maschio che femmina, perirà, poiché essi sono la prostituta di tutta la terra, poiché coloro che non sono per me sono contro di me, dice il nostro Dio. Poiché io adempirò le promesse che ho fatto ai figlioli degli uomini, e quelle che io farò loro mentre essi sono nella carne. Pertanto, miei diletti fratelli, così dice il nostro Dio. Io affliggerò la tua posterità per mano dei gentili, non di meno io intenerirò il cuore dei gentili, affinché essi siano come un padre per loro. Pertanto i gentili saranno benedetti e annoverati fra il casato di Israele. Pertanto io consacrerò questa terra alla tua posterità e a coloro che saranno annoverati fra la tua posterità, per sempre, come terra della loro eredità, poiché è una terra scelta, mi dice Iddio, più di ogni altra terra. Pertanto io farò sì che tutti gli uomini che vi abitano mi adorino, dice Iddio. Ed ora, miei diletti fratelli, visto che il nostro Dio misericordioso ci ha dato una così grande conoscenza riguardo a queste cose, ricordiamoci di Lui, e mettiamo da parte i nostri peccati, e non abbassiamo il capo, perché non siamo stati rigettati, non di meno siamo stati portati via dalla terra della nostra eredità, ma siamo stati condotti a una terra migliore, poiché il Signore ha fatto del mare il nostro sentiero e siamo su un'isola del mare. Ma grandi sono le promesse del Signore a coloro che sono sulle isole del mare,
Pertanto, poiché dice isole, ce ne devono necessariamente essere altre oltre a questa, ed esse pure sono abitate da nostri fratelli. Poiché ecco, il Signore Dio ne ha condotti via di tempo in tempo dal casato d'Israele, secondo la sua volontà e a suo piacimento. Ed ora ecco il Signore si ricorda di tutti coloro che sono stati separati, pertanto egli si ricorda anche di noi. Rincuoratevi dunque, e ricordate che siete liberi di agire da voi stessi, di scegliere la via della morte perpetua o la via della vita eterna. Pertanto, miei diletti fratelli, riconciliatevi con la volontà di Dio, e non con la volontà del diavolo e della carne, e ricordate, dopo esservi riconciliati con Dio, che è solo per grazia di Dio, e tramite essa, che siete salvati. Pertanto possa Iddio farvi sorgere dalla morte mediante il potere della risurrezione, e anche dalla morte perpetua mediante il potere dell'espiazione, affinché possiate essere ricevuti nel regno eterno di Dio, e possiate lodarlo per grazia divina. Amen. Due Nefi, capitolo 11. Giacobbe vide il suo Redentore. La legge di Mosè simboleggia Cristo e dimostra che egli verrà. Circa 559-545 avanti Cristo. Ed ora Giacobbe disse molte altre cose al mio popolo in quella occasione. Nondimeno io ho fatto scrivere solo queste, poiché le cose che ho scritto mi bastano. Ed ora io, Nefi, scrivo delle altre parole di Isaia, poiché la mia anima si diletta nelle sue parole. Poiché io applicherò le sue parole al mio popolo, e le tramanderò a tutti i miei figlioli, poiché egli vide in verità il mio Redentore, proprio come io l'ho visto. E anche mio fratello Giacobbe lo ha visto come l'ho visto io. Pertanto io tramanderò le loro parole ai miei figlioli per dimostrare loro che le mie parole sono vere. Pertanto, mediante le parole di tre persone, ha detto Iddio, io stabilirò la mia parola. Nondimeno Dio manda più testimoni e dimostra tutte le sue parole. Ecco, la mia anima si diletta nel dimostrare al mio popolo la verità della venuta di Cristo, poiché è a tal fine che la legge di Mosè è stata data, e tutte le cose che sono state date da Dio all'uomo, fin dal principio del mondo, sono il simbolo di Lui. E la mia anima si diletta pure nelle alleanze che il Signore ha fatto con i nostri padri. Sì, la mia anima si diletta nella sua grazia, nella sua giustizia, potere e misericordia nel grande e eterno piano di liberazione dalla morte. E la mia anima si diletta nel dimostrare al mio popolo che se Cristo non venisse, tutti gli uomini dovrebbero perire. Perché se non ci fosse Cristo, non ci sarebbe Dio, e se non ci fosse Dio, noi non ci saremmo, poiché non vi sarebbe potuta essere nessuna creazione. Ma c'è un Dio, ed Egli è Cristo, ed Egli viene nella pienezza del suo proprio tempo. Ed ora io scrivo alcune delle parole di Isaia, affinché chiunque del mio popolo vedrà queste parole possa elevare il cuore e gioire per tutti gli uomini. Ora queste sono le parole, e voi potete applicarle a voi stessi e a tutti gli uomini. Due Nefi, capitolo 12. Isaia vede il tempio degli ultimi giorni, il raduno d'Israele, il giudizio e la pace millenari, i superbi e i malvagi saranno umiliati alla seconda venuta, confrontare con Isaia 2. Circa 559-545 avanti Cristo. Parola che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. E avverrà, negli ultimi giorni, quando il monte della casa del Signore sarà stabilito sulla vetta dei monti, e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso. E molti popoli andranno, e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci istruirà sulle sue vie, e noi cammineremo sui suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Ed egli giudicherà tra le nazioni e rimprovererà molti popoli, ed essi forgeranno le loro spade in vomeri d'aratro, e le loro lance in roncole, nazione non alzerà più la spada contro nazione, né impareranno più la guerra. O casato di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce del Signore, sì, venite, poiché vi siete tutti sviati, ciascuno per i suoi malvagi cammini. Perciò tu, o Signore, hai abbandonato il tuo popolo, il casato di Giacobbe, perché son pieni di pratiche orientali, danno ascolto agli indovini come i filistei, e trovano piacere con i figli degli stranieri. Il loro paese è anche pieno d'argento e d'oro, e non c'è fine ai loro tesori, il loro paese è anche pieno di cavalli, e non c'è fine ai loro carri. Il loro paese è anche pieno di idoli,
Essi adorano l'opera delle loro mani, ciò che le loro dita hanno fatto. E l'uomo comune non si prostra, e il grande non si umilia, dunque non lo perdonare. O voi malvagi, entrate nella roccia e nascondetevi nella polvere, poiché il timore del Signore e la gloria della sua maestà vi colpiranno. E avverrà che lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato, e la superbia degli uomini sarà prostrata, e solo il Signore verrà esaltato in quel giorno. Poiché il giorno del Signore degli eserciti viene presto su tutte le nazioni, sì, su ognuna, sì, sull'orgoglioso e l'altero, e su chiunque è arrogante, e sarà abbassato. Sì, e il giorno del Signore verrà su tutti i cedri del Libano, perché sono alti e arroganti, e su tutte le querce di Basan. E su tutti gli alti monti, e su tutti i colli, e su tutte le nazioni che sono arroganti, e su ogni popolo. E su ogni alta torre, e su ogni muro fortificato, e su tutte le navi del mare, e su tutte le navi di Tarsis, e su tutte le scene piacevoli. E l'alterigia dell'uomo sarà prostrata, e la superbia degli uomini sarà abbattuta, e solo il Signore verrà esaltato in quel giorno. Ed egli abolirà del tutto gli idoli, ed essi andranno nelle grotte delle rocce, e nelle caverne della terra, poiché il timore del Signore verrà su di loro e la gloria della sua maestà li colpirà, quando egli si leverà per scuotere terribilmente la terra. In quel giorno l'uomo getterà alle talpe e ai pipistrelli i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro, che si era fatto per adorarli, per entrare nelle fessure della roccia, e tra le creste delle rupi, poiché il timore del Signore verrà su di loro e la maestà della sua gloria li colpirà, quando egli si leverà per scuotere terribilmente la terra. Cessate di confidare nell'uomo, il cui alito è nelle sue narici. Poiché qual conto se ne può fare? Due Nefi, capitolo 13. Giuda e Gerusalemme saranno puniti per la loro disobbedienza, il Signore chiama in giudizio e giudica il suo popolo, le figlie di Sion sono maledette e tormentate per la loro mondanità, confrontare con Isaia 3. Circa 559-545 a.C. Poiché ecco, il Signore degli eserciti toglie a Gerusalemme e a Giuda la risorsa e il sostegno, ogni sostegno di pane e ogni risorsa d'acqua. Il potente e il guerriero, il giudice e il profeta, il savio e il vecchio, il capitano di 50 e il notabile, il consigliere, l'abile artefice e l'eloquente oratore. E darò loro dei fanciulli per essere loro principi, e dei bimbi governeranno su di loro. E il popolo sarà oppresso, ognuno da un altro, e ognuno dal suo prossimo, il fanciullo si comporterà orgogliosamente contro il vecchio e il vile contro l'onorevole. Quando un uomo prenderà suo fratello dalla casa di suo padre, e gli dirà: tu hai da vestire, sii tu nostro governatore, e non lasciare che venga questa rovina sotto le tue mani. In quel giorno egli giurerà, dicendo: io non sarò un guaritore, poiché in casa mia non v'è pane né vestito, non fatemi governatore del popolo. Poiché Gerusalemme è in rovina e Giuda è caduto, perché la loro lingua e i loro atti sono stati contro il Signore, per provocare lo sguardo della sua gloria. L'aspetto del loro volto testimonia contro di loro, e dichiara che i loro peccati sono proprio come quelli di Sodoma, e non li possono nascondere. Guai alla loro anima, perché si sono ricompensati con il male da se stessi. Dite ai giusti che tutto va bene per loro, poiché mangeranno il frutto dei loro atti. Guai ai malvagi, poiché periranno, poiché la ricompensa delle loro mani sarà su di loro. E il mio popolo, dei fanciulli sono i suoi oppressori, e delle donne governano su di esso. O mio popolo, coloro che ti guidano ti fanno errare e distruggono la via dei tuoi sentieri. Il Signore si alza per chiamare in giudizio e sta in piè per giudicare il popolo. Il Signore entrerà in giudizio con i vecchi del suo popolo e con i suoi principi, poiché voi avete divorato la vigna e le spoglie del povero nelle vostre case. Che cosa avete in mente? Voi fate a pezzi il mio popolo e stritolate la faccia dei poveri, dice il Signore Dio degli eserciti. E inoltre dice il Signore: poiché le figlie di Sion sono superbe, e camminano con collo ritto e occhi provocanti, e vanno camminando a piccoli passi, e facendo un tintinnio con i piedi. Perciò il Signore colpirà di scabbia il sommo del capo delle figlie di Sion, il Signore metterà a nudo le loro parti nascoste. In quel giorno il Signore toglierà via l'eleganza dei loro ornamenti tintinnanti, e le retine nei capelli, e i diademi tondi a mezzaluna, le catenelle, i braccialetti e i veli, i copricapi, gli ornamenti delle gambe, i turbanti, le scatolette di profumo, gli orecchini, gli anelli e i monili per il naso,
le vesti lussuose, i mantelli, gli scialli, le mollette da ricci, gli specchi, la biancheria fine, i cappucci e i veli. E avverrà che invece di profumo, vi sarà fetore, e invece di cintura, una corda, e invece di belle acconciature, calvizie, e invece di fasce, un cinto di sacco, bruciature invece di bellezza. I tuoi uomini cadranno per la spada e i tuoi potenti in guerra. E le sue porte si lamenteranno e faranno cordoglio, ed essa sarà desolata e siederà per terra. Due Nefi, capitolo 14. Sione e le sue figlie saranno redente e purificate nel giorno del millennio, confrontare con Isaia 4. Circa 559-545 avanti Cristo. E in quel giorno sette donne afferreranno un uomo, dicendo: mangeremo il nostro pane e indosseremo vesti nostre. Soltanto lascia che siamo chiamate col tuo nome, per togliere la nostra vergogna. In quel giorno il ramo del Signore sarà bello e glorioso, il frutto della terra eccellente e piacevole per gli scampati di Israele. E avverrà che coloro che saranno lasciati a Sione e che rimarranno a Gerusalemme, saranno chiamati santi, chiunque sarà iscritto fra i viventi a Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato la sozzura delle figlie di Sione e avrà purgato il sangue di Gerusalemme di mezzo a lei, mediante lo spirito di giudizio e lo spirito di fuoco. E il Signore creerà su ogni dimora del monte Sione e sulle sue assemblee una nuvola e del fumo di giorno e lo splendore d'un fuoco fiammeggiante di notte, poiché vi sarà una difesa su tutta la gloria di Sion. E vi sarà un tabernacolo per servir d'ombra alla calura durante il giorno, e come luogo di rifugio e protezione dalla tempesta e dalla pioggia. Due Nefi, capitolo 15. La vigna del Signore, Israele, diventerà desolata e il suo popolo sarà disperso, dei guai cadranno su di esso nel suo stato d'apostasia e di dispersione, il Signore innalzerà un'insegna e radunerà Israele, confrontare con Isaia 5. Circa 559-545 avanti Cristo. E allora io canterò al mio beneamato un cantico del mio diletto, in merito alla sua vigna. Il mio beneamato ha una vigna sopra un colle molto fertile. E la recintò, e ne tolse via le pietre, e vi piantò le viti più scelte, e vi costruì in mezzo una torre, e vi fece pure un torchio, e s'aspettava che essa producesse uva, ma essa produsse delle lambrusche. Ed ora, o abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, giudicate, ve ne prego, fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare di più alla mia vigna che io non vi abbia fatto? Poiché, mentre mi aspettavo che producesse dell'uva, essa produsse delle lambrusche. Ed ora, insomma, vi dirò io che cosa farò alla mia vigna, ne toglierò via la siepe, e sarà divorata, ne abbatterò il muro e sarà calpestata, e la lascerò desolata, non sarà più potata né zappata, ma vi cresceranno i rovi e le spine, comanderò anche alle nuvole perché non vi facciano cader pioggia. Poiché la vigna del Signore degli eserciti è il casato d'Israele, e gli uomini di Giuda la sua piantagione diletta, ed egli si aspettava giudizio, ed ecco oppressione, rettitudine, ma ecco un grido. Guai a coloro che aggiungono casa a casa, finché non vi sia più spazio, che siano lasciati soli in mezzo alla terra. Al mio orecchio disse il Signore degli eserciti, in verità molte case saranno desolate, e grandi e belle città senza abitanti. Sì, 10 acri di vigna produrranno un solo bato, e un omer di semenza produrrà un'efa. Guai a coloro che si alzano presto al mattino per andar dietro a bevande forti, che continuano fino a notte, e il vino li infiamma. E l'arpa, e la cetra, il tamburello e il flauto e il vino sono parte delle loro feste, ma non si curano del lavoro del Signore, né considerano l'opera delle sue mani. Perciò il mio popolo è andato in prigionia, perché non hanno conoscenza, e i loro notabili muoiono di fame, e la moltitudine è arsa di sete. Perciò l'inferno si è spalancato e ha aperto la bocca smisuratamente, e la loro gloria, la loro moltitudine e la loro pompa, e colui che si rallegra vi scenderanno. E l'uomo comune sarà abbassato, il potente sarà umiliato e gli occhi dell'altero saranno umiliati. Ma il Signore degli eserciti verrà esaltato in giudizio, e Dio che è santo sarà santificato in rettitudine. Allora gli agnelli pascoleranno alla loro maniera, e gli stranieri divoreranno i luoghi desolati degli opulenti. Guai a coloro che tirano l'iniquità con corde di vanità, e il peccato come con una fune da carro. Che dicono, che faccia presto, che affretti la sua opera, cosicché possiamo vederla,
e che il consiglio del Santo d'Israele s'appressi e venga, così che possiamo conoscerlo. Guai a coloro che chiamano il male bene e il bene male, che mettono la luce al posto delle tenebre, e le tenebre al posto della luce, che mettono l'amaro al posto del dolce e il dolce al posto dell'amaro. Guai a coloro che sono saggi ai propri occhi e accorti ai propri sguardi. Guai a coloro che son vigorosi a bere vino e gagliardi nel mescolare bevande forti, che giustificano i malvagi per ricompensa e che tolgono all'uomo retto la sua rettitudine. Perciò, come il fuoco divora la stoppia e la fiamma consuma la paglia, le loro radici saranno marciume e i loro fiori si alzeranno come la polvere, perché essi hanno gettato via la legge del Signore degli eserciti, e disprezzato la parola del Santo d'Israele. L'ira del Signore si è dunque infiammata contro il suo popolo, ed egli ha steso la sua mano contro di esso, e lo ha castigato, e i colli tremarono e i suoi cadaveri furono straziati in mezzo alle strade. Con tutto ciò, la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa. Ed egli innalzerà un'insegna alle nazioni lontane, e fischierà loro dall'estremità della terra, ed ecco, esse verranno in fretta senza indugio, nessuno fra loro sarà affaticato né inciamperà. Nessuno sonnecchierà né dormirà, la cintura dei loro lombi non sarà allentata, né saranno spezzati i lacci dei loro calzari. E le loro frecce saranno acute, e tutti i loro archi tesi e gli zoccoli dei loro cavalli sembreranno di pietra, e le loro ruote come un turbine, il loro ruggito come un leone. Ruggiranno come leoncelli, sì, ruggiranno e afferreranno la preda, e la porteranno via al sicuro, e nessuno la libererà. E in quel giorno ruggiranno contro di loro come il ruggito del mare, e se guarderanno il paese, ecco tenebre e dolore, e la luce sarà oscurata nel suo cielo. Due Nefi, capitolo 16. Isaia vede il Signore, i peccati di Isaia sono perdonati, egli è chiamato a profetizzare, egli profetizza il rifiuto degli insegnamenti di Cristo da parte dei giudei, un residuo tornerà, confrontare con Isaia 6. Circa 559-545 avanti Cristo. Nell'anno in cui morì re Uzia, vidi pure il Signore assiso su un trono, alto e elevato, e il suo strascico riempiva il tempio. Sopra d'esso stavano i serafini. Ognuno aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. E uno gridò a un altro, e disse, «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, la terra intera è piena della sua gloria». E gli stipiti della porta tremarono alla voce di colui che gridava, e la casa fu piena di fumo. Allora dissi, «Guai a me, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure, e dimoro in mezzo a un popolo dalle labbra impure, poiché i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò fino a me, con un carbone acceso in mano, che aveva preso con le pinze dall'altare. E lo pose sulla mia bocca e disse, «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, e la tua iniquità è tolta e il tuo peccato purificato». Udii pure la voce del Signore che diceva, «Chi manderò, e chi andrà per noi?». Allora io dissi, «Eccomi, mandami». Ed egli disse, «Va e di a questo popolo, udite, in verità, ma essi non compresero, e vedete, in verità, ma essi non capirono. Rendi duro il cuore di questo popolo, e rendi pesanti le sue orecchie, e chiudi i suoi occhi, per tema che esso veda con i suoi occhi, e oda con le sue orecchie, e comprenda col suo cuore, e si converta e sia sanato». Allora dissi, «Signore, fino a quando?». Ed egli disse, «Finché le città siano devastate, senza abitanti, e le case senza nessuno, e che il paese sia completamente desolato. E il Signore abbia condotto lontano gli uomini, poiché vi sarà un grande abbandono in mezzo al paese. Eppure ve ne sarà un decimo ed essi torneranno e saranno divorati, come un tiglio e come una quercia, la cui sostanza è in essi quando perdono le foglie, così il seme santo ne sarà la sostanza». Due Nefi, capitolo 17. Efraim e Siria muovono guerra a Giuda, Cristo nascerà da una vergine, confrontare con Isaia 7. Circa 559-545 avanti Cristo. E avvenne ai giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio d'Uzia, re di Giuda, che Rezin, re di Siria, e Peca, figlio di Remalia, re di Israele, salirono verso Gerusalemme per farle guerra, ma non poterono espugnarla.
e venne avvisato il casato di Davide dicendo: la Siria si è alleata con Efraim. E il suo cuore fu scosso e quello del suo popolo, come gli alberi del bosco furono scossi dal vento. Disse allora il Signore ad Isaia: esci ora incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Shir-Jeshab, all'estremità dell'acquedotto della piscina alta, sulla strada del campo del gualchieraio. E digli: fa attenzione e sta tranquillo. Non temere, e non si abbatta il tuo cuore per questi due avanzi di tizzoni fumanti, per l'ira feroce di Resine della Siria, e del figlio di Remalia. Perché la Siria, Efraim e il figlio di Remalia hanno cospirato contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda e opprimiamolo, e facciamovi una breccia per noi, e mettiamo un re in mezzo ad essa, sì, il figlio di Tabil. Così dice il Signore Iddio. Ciò non si reggerà in piedi e neppure avverrà. Poiché Damasco è il capo della Siria e Resin il capo di Damasco, e entro 65 anni Efraim sarà spezzato, cosicché non sia più un popolo. E il capo di Efraim è Samaria, e il capo di Samaria è il figlio di Remalia. E se voi non avrete fede, certamente non sussisterete. Inoltre il Signore parlò nuovamente ad Acaz, dicendo: chiedi un segno al Signore tuo Dio, chiedilo nelle profondità, o nei luoghi eccelsi. Ma Acaz rispose: non chiederò, e non tenterò il Signore. Ed egli disse: udite ora, o casato di Davide, è poca cosa per voi stancare gli uomini, che volete pure stancare il mio Dio? Il Signore stesso vi darà dunque un segno: ecco, una vergine concepirà, e partorirà un figlio e gli darà nome Emanuele. Mangerà burro e miele, per poter sapere rifiutare il male e scegliere il bene. Poiché prima che il fanciullo sappia rifiutare il male e scegliere il bene, il paese che ha in orrore sarà abbandonato da entrambi i suoi re. Il Signore farà venire su di te e sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, giorni quali non ve ne sono stati dal giorno in cui Efraim si separò da Giuda, il re d'Assiria. E avverrà in quel giorno che il Signore fischierà alla mosca che è nella parte estrema dell'Egitto e all'ape che è nel paese di Assiria. Ed esse verranno e si poseranno tutte nelle valli desolate e nelle fessure delle rocce, e su tutte le spine e su tutti i cespugli. In quello stesso giorno il Signore raderà con un rasoio preso a Nolo, tramite quelli al di là del fiume, e tramite il re d'Assiria, il capo e i peli dei piedi, e ne consumerà anche la barba. E avverrà in quel giorno che un uomo nutrirà una giovane mucca e due pecore. E avverrà che per l'abbondanza del latte che esse daranno, egli si nutrirà di burro, poiché chiunque sarà rimasto nel paese mangerà burro e miele. E avverrà in quel giorno che ogni luogo ove erano mille viti per mille pezzi d'argento, sarà per i rovi e le spine. Gli uomini vi verranno con frecce e con archi, perché tutto il paese non sarà che rovi e spine. E su tutti i colli che saranno dissodati con la zappa, non vi verrà il timore dei rovi e delle spine, ma serviranno per mandarvi i buoi e per farvi passare il bestiame piccolo. Due Nefi, capitolo 18. Cristo sarà come una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo, cercate il Signore, non i maghi che bisbigliano, rivolgetevi alla legge e alla testimonianza per avere una guida, confrontare con Isaia 8. Circa 559-545 avanti Cristo. Inoltre la parola del Signore mi disse: prendi un gran rotolo e scrivici con una penna d'uomo riguardo a Maher Shalal Hashbaz. E io mi presi dei fedeli testimoni, Uria il sacerdote e Zaccaria, figlio di Geberechia, per testimoniare. E andai dalla profetessa, ed essa concepì e partorì un figlio. Allora il Signore mi disse: chiamalo Maher Shalal Hashbaz, poiché ecco, prima che il bimbo abbia preso a gridare padre mio e madre mia, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate dinanzi al re di Assiria. Il Signore mi parlò di nuovo, dicendo: dal momento che questo popolo rifiuta le acque di Siloe che scorrono dolcemente, e gioisce di Rezin e del figlio di Remalia, or dunque, ecco, il Signore farà salire su di loro le acque del fiume forti e abbondanti, sì, il re di Assiria e tutta la sua gloria, e strariperà da tutti i suoi canali e oltrepasserà tutte le sue sponde. Ed egli attraverserà Giuda, inonderà, passerà oltre e giungerà fino al collo, e le sue ali spiegate copriranno tutta la larghezza del tuo paese, o Emanuele. Alleatevi, o popoli, e sarete frantumati, e porgete orecchio voi tutti di paesi lontani, cingetevi e sarete fatti a pezzi, cingetevi, e sarete fatti a pezzi. Consultatevi assieme, e ciò non porterà a nulla, dite la parola, e non si reggerà in piedi, poiché Dio è con noi.
poiché il Signore mi parlò così, con mano forte, e mi istruì di non camminare nella via di questo popolo, dicendo: non chiamate cospirazione tutto ciò che questo popolo chiama cospirazione, e non temete ciò che esso teme, e non abbiate paura. Santificate il Signore degli eserciti in persona, e che sia Lui la vostra paura, che sia Lui il vostro timore. Ed Egli sarà come un santuario, ma come una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo a entrambe le case d'Israele, come un laccio e una trappola per gli abitanti di Gerusalemme. E molti di loro inciamperanno e cadranno e saranno infranti, intrappolati e presi. Sigilla la testimonianza, suggella la legge fra i miei discepoli. E io servirò il Signore che nasconde la sua faccia al casato di Giacobbe, e in lui confiderò. Ecco, io e i figlioli che il Signore mi ha dato siamo come segni e prodigi in Israele, da parte del Signore degli eserciti, che dimora sul monte Sion. E quando vi diranno: consultate quelli che evocano gli spiriti familiari, e i maghi che bisbigliano e borbottano? Un popolo non dovrebbe forse consultare il suo Dio perché i vivi possano udire dai morti? Alla legge e alla testimonianza, e se non parlano secondo tale parola, è perché non v'è luce in essi. E l'attraverseranno duramente provati e affamati, e avverrà che quando saranno affamati si irriteranno e malediranno il loro re e il loro Dio, e guarderanno in alto. E guarderanno la terra, ed ecco afflizione e tenebre e ombre d'angoscia, e saranno cacciati nelle tenebre. Due Nefi, capitolo 19. Isaia parla in senso messianico: il popolo nelle tenebre sta per vedere una gran luce, un fanciullo ci è nato, egli sarà il principe della pace e regnerà sul trono di Davide, confrontare con Isaia 9. Circa 559-545 avanti Cristo. Non di meno l'ombra non sarà tale, quale era durante la sua oppressione, quando dapprima afflisse leggermente il paese di Zabulon e il paese di Neftali, e in seguito li afflisse più gravemente lungo la via del Mar Rosso oltre il Giordano, nella Galilea delle Nazioni. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce, su coloro che dimorano nel paese dell'ombra della morte è brillata la luce. Tu hai moltiplicato la nazione e aumentato la gioia, essi gioiscono dinanzi a te come per la gioia della mietitura e come gli uomini gioiscono quando si dividono il bottino. Poiché hai spezzato il giogo del suo fardello, la stanga delle sue spalle, il bastone del suo oppressore. Poiché ogni battaglia del guerriero è di confuso tumulto e vesti rotolate nel sangue, ma questa sarà di fiamme ed esche di fuoco. Poiché un fanciullo ci è nato, un figlio ci è dato, e il governo sarà sulle sue spalle, e sarà chiamato Ammirabile, Consigliere, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Alla crescita di governo e di pace non vi è fine, sul trono di Davide e sul suo regno, per mettervi ordine e per stabilirlo con giudizio e con giustizia d'ora innanzi, sì, per sempre. Lo zelo del Signore degli eserciti farà ciò. Il Signore ha mandato la sua parola a Giacobbe, ed essa è brillata su Israele. E tutto il popolo lo saprà, anche Efraim e gli abitanti di Samaria, che dicono nell'orgoglio e nella baldanza del loro cuore: i mattoni sono caduti, ma costruiremo con pietre tagliate, i sicomori sono abbattuti, ma li cambieremo con dei cedri. Perciò il Signore solleverà gli avversari di Rezin contro di lui, e riunirà i suoi nemici. I Siri davanti e i Filistei di dietro, ed essi divoreranno Israele a bocca spalancata. Con tutto ciò la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa. Poiché il popolo non si rivolge verso colui che lo colpisce, né cerca il Signore degli eserciti. Perciò il Signore reciderà da Israele il capo e la coda, il ramo e la canna in un sol giorno. Il vecchio è il capo, e il profeta che insegna menzogne è la coda. Poiché i capi di questo popolo lo inducono ad errare, e quelli che son guidati da loro vengono distrutti. Perciò il Signore non avrà gioia nei loro giovani, né avrà misericordia dei loro orfani e delle vedove, poiché ognuno di essi è un ipocrita e un malfattore, e ogni bocca pronuncia follia. Con tutto ciò la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa. Poiché la malvagità brucia come il fuoco, divorerà i rovi e gli spini, e si accenderà nel folto delle foreste, ed essi si innalzeranno come si innalza il fumo. Tramite l'ira del Signore degli eserciti la terra è oscurata, e il popolo sarà come l'esca del fuoco, nessuno risparmierà il fratello. E rapinerà a destra e sarà affamato, e mangerà a sinistra e non sarà sazio, ognuno divorerà la carne del proprio braccio. Manasse, Efraim, e Efraim, Manasse, insieme essi saranno contro Giuda.
Con tutto ciò la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa. Due Nefi, capitolo 20. La distruzione dell'Assiria è un simbolo della distruzione dei malvagi alla seconda venuta. Pochi saranno lasciati dopo che il Signore sarà tornato, il resto di Giacobbe tornerà in quel giorno. Confrontare con Isaia 10. Circa 559-545 avanti Cristo. Guai a coloro che emanano decreti ingiusti e che scrivono le angherie che essi hanno prescritte. Per allontanare i bisognosi dal giudizio, e per privare del loro diritto i poveri del mio popolo, per far delle vedove la loro preda e per poter derubare gli orfani. E che farete nel giorno del castigo, e nella desolazione che verrà da lontano? A chi fuggirete per chiedere aiuto? E dove lascerete la vostra gloria? Senza di me si prostreranno sotto i prigionieri, e cadranno sotto gli uccisi. Con tutto ciò la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora stesa. O Assiro, verga della mia collera, e il bastone nella loro mano è la loro indignazione. Lo manderò contro una nazione ipocrita e lo incaricherò di far bottino contro il popolo della mia ira, e di saccheggiarlo e di calpestarlo come il fango della strada. Eppure non ha tale intenzione, né così pensa il suo cuore, ma ha in cuor suo di distruggere e sterminare non poche nazioni. Poiché dice, i miei principi non sono in tutto e per tutto dei re. Non è Calno come Carchemis, non è Amat come Arpad, e non è Samaria come Damasco, dacché la mia mano ha fondato i regni degli idoli, le cui immagini scolpite sorpassavano quelle di Gerusalemme e di Samaria, non potrò io, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, far così a Gerusalemme e ai suoi idoli? Pertanto avverrà che quando il Signore avrà compiuto l'intera sua opera sul monte Sion e su Gerusalemme, io punirò il frutto del cuore baldanzoso del re d'Assiria e la gloria dei suoi sguardi alteri. Poiché egli dice, mediante la forza della mia mano e mediante la mia saggezza ho fatto questo, perché sono accorto, e ho spostato i confini del popolo, e ho rubato i loro tesori, e ho abbattuto gli abitanti come un valoroso. E la mia mano ha trovato le ricchezze dei popoli come in un nido, e come uno raccoglie delle uova abbandonate, io ho raccolto tutta la terra, e non vi fu alcuno che muovesse le ali, aprisse il becco, o pigolasse. La scure si vanterà contro colui che se ne serve per tagliare? Si glorificherà la sega contro colui che l'adopera? Come se la verga si agitasse contro chi la solleva, o come se il bastone si alzasse quasi non fosse di legno. Perciò il Signore degli eserciti, manderà fra i suoi pinguini la magrezza, e sotto la sua gloria egli accenderà una fiamma, come la fiamma di un fuoco. E la luce d'Israele servirà da fuoco, e il suo santo da fiamma, e brucerà e divorerà i suoi rovi e i suoi spini in un sol giorno. E consumerà la gloria della sua foresta e del suo fertile campo, sia l'anima che il corpo, ed essi saranno come quando un portabandiera vien meno. E il resto degli alberi della sua foresta saranno così pochi, che un fanciullo potrebbe scriverne il numero. E avverrà in quel giorno che il residuo di Israele e quelli del casato di Giacobbe che saranno scampati non si appoggeranno più di nuovo su colui che li aveva colpiti, ma si appoggeranno al Signore, il Santo di Israele, in verità. Il rimanente ritornerà, sì, anche il residuo di Giacobbe, al Dio potente. Poiché sebbene il tuo popolo, Israele, sia come la sabbia del mare, tuttavia un residuo di esso tornerà, la distruzione decretata traboccherà di rettitudine. Poiché il Signore Dio degli eserciti farà una consunzione, sì, decisa su tutto il paese. Perciò così dice il Signore Dio degli eserciti. O popolo mio che dimori in Sion, non aver paura dell'Assiro. Egli ti batterà con una verga e alzerà il suo bastone contro di te, come fece l'Egitto. Ancora un brevissimo tempo, e la mia indignazione cesserà, e la mia ira si volgerà alla loro distruzione. E il Signore degli eserciti gli aizzerà contro un flagello, simile alla strage di Madian alla roccia di Oreb. E come la sua verga fu sopra il mare, così egli l'alzerà come fece all'Egitto. E avverrà in quel giorno che il suo fardello ti sarà tolto dalle spalle e il suo giogo dal collo, e il giogo sarà distrutto a motivo dell'unzione. Egli è venuto ad Aiat, si è recato a Migron, ha riposto i suoi carri a Michmas. Hanno superato il passaggio, si sono accampati a Geba, Ramat ha paura, Gibea di Saul è fuggita. Alza la voce, o figlia di Gallim, fa che sia udita a lei, o povera Anato. Madmena è rimossa, gli abitanti di Gebim si radunano per fuggire. Ma per quel giorno egli resterà a Nob, agiterà la mano contro il monte della figlia di Sion, il colle di Gerusalemme.
Ecco, il Signore degli eserciti troncherà i rami con terrore, e quelli di grande altezza saranno tagliati, e il superbo sarà umiliato. E taglierà il folto delle foreste col ferro, e il Libano cadrà per mano di un potente. Due Nefi, capitolo 21. Il tronco di Isai, Cristo, giudicherà in rettitudine, la conoscenza di Dio ricoprirà la terra durante il millennio, il Signore innalzerà un'insegna e radunerà Israele, confrontare con Isaia 11. Circa 559-545 avanti Cristo. E dal tronco di Isai spunterà un rampollo, e un ramo crescerà dalle sue radici. E lo spirito del Signore riposerà su di lui. Spirito di saggezza e di intendimento, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timor del Signore. E lo renderà di rapido intendimento nel timore del Signore, e non giudicherà secondo ciò che vede, né rimprovererà secondo ciò che sente. Ma giudicherà il povero con rettitudine e rimprovererà con equità per i miti della terra, e colpirà la terra con la verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra ucciderà i malvagi. E la rettitudine sarà la cintura dei suoi lombi, e la fedeltà la cintura dei suoi reni. E anche il lupo dimorerà con l'agnello, e il leopardo giacerà col capretto, e il vitello, il leoncino e il bestiame ingrassato staranno assieme, e un fanciullo li condurrà. E la mucca e l'orsa pascoleranno, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone mangerà paglia come il bue. E il lattante giocherà sul buco dell'aspide, e lo svezzato metterà la mano nel covo del basilisco. Non vi sarà danno né rovina su tutto il mio santo monte, poiché la terra sarà piena della conoscenza del Signore, come le acque ricoprono il mare. E in quel giorno vi sarà una radice di Isai, che sarà issata come un'insegna del popolo, e ad essa si volgeranno i gentili, e il suo riposo sarà glorioso. E avverrà in quel giorno che il Signore porrà di nuovo mano, per la seconda volta, a recuperare il residuo del suo popolo che sarà rimasto in Assiria, in Egitto, a Patros, a Cush, a Elam, a Shinar, ad Hamath e nelle isole del mare. E innalzerà un'insegna per le nazioni, e riunirà gli esuli di Israele, e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Anche l'invidia di Efraim se ne andrà, e gli avversari di Giuda saranno recisi, Efraim non invidierà Giuda, e Giuda non opprimerà Efraim. Ma essi voleranno sulle spalle dei Filistei verso Ponente, insieme saccheggeranno quelli del Levante, metteranno le mani su Edom e su Moab, e i figlioli di Ammon obbediranno loro. E il Signore distruggerà completamente la lingua del mare d'Egitto, e con il suo vento potente scuoterà la mano sopra il fiume e lo colpirà nei sette bracci, e farà sì che lo si attraversi a piè secco. E vi sarà una strada maestra per il residuo del suo popolo rimasto in Assiria, come fu per Israele nel giorno in cui salì fuori dalla terra d'Egitto. Due Nefi, capitolo 22. Nel giorno del millennio tutti gli uomini loderanno il Signore, egli dimorerà tra loro, confrontare con Isaia 12. Circa 559-545 avanti Cristo. E in quel giorno tu dirai: O Signore, io ti loderò, sebbene tu fossi adirato con me, la tua ira si è distolta, e tu m'hai confortato. Ecco, Dio è la mia salvezza, avrò fiducia e non avrò paura. Poiché il Signore Geova è la mia forza e il mio cantico, egli è divenuto pure la mia salvezza. Perciò con gioia attingerete l'acqua dalle fonti della salvezza. E in quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, proclamate le sue opere fra il popolo, e annunciate che il suo nome è eccelso. Cantate al Signore, poiché ha fatto cose eccellenti, lo si sa in tutta la terra. Alza la voce e grida, tu abitante di Sion, poiché grande è il Santo d'Israele in mezzo a te. Due Nefi, capitolo 23. La distruzione di Babilonia è un simbolo della distruzione alla seconda venuta, sarà un giorno d'ira e di vendetta, Babilonia, il mondo, cadrà per sempre, confrontare con Isaia 13. Circa 559-545 avanti Cristo. La condanna di Babilonia che vide Isaia, figlio di Amos. Alzate un vessillo sopra l'alto monte, ed elevate la voce verso di essi, agitate la mano, perché possano entrare nelle porte dei nobili. Io ho comandato ai miei santificati, ho chiamato pure i miei potenti,
poiché la mia ira non è su coloro che gioiscono della mia grandezza. Il rumore della moltitudine sui monti come di un gran popolo, un tumultuoso rumore dei regni delle nazioni radunate assieme, il Signore degli eserciti passa in rassegna gli eserciti per la battaglia. Vengono da un paese lontano, dall'estremità del cielo, sì, il Signore e le armi della sua indignazione, per distruggere tutto il paese. Urlate, perché il giorno del Signore è alla porta, verrà come uno sterminio dall'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventeranno fiacche, si struggerà il cuore di ogni uomo. E avranno paura, fitte e dolori li assaliranno, saranno stupefatti l'un verso l'altro, i loro volti saranno come fiamme. Ecco, viene il giorno del Signore, crudele d'ira e di fiera collera, per lasciare il paese desolato, ed egli ne sterminerà via i peccatori. Poiché le stelle del cielo e le sue costellazioni non daranno la loro luce, il sole sarà oscurato nel suo corso, e la luna non farà risplendere la sua luce. E io punirò il mondo per il male, e i malvagi per la loro iniquità, farò cessare l'arroganza degli orgogliosi e abbatterò la superbia dei tiranni. Renderò l'uomo più prezioso dell'oro fino, sì, un uomo più di un lingotto d'oro di Ofir. Perciò io scuoterò i cieli e rimuoverò la terra dal suo luogo, nell'ira del Signore degli eserciti e nel giorno della sua fiera collera. E sarà come un capriolo braccato e come una pecora che nessuno raccoglie, e ciascuno si volgerà verso il suo proprio popolo, e ciascuno fuggirà nel suo proprio paese. Chiunque è orgoglioso sarà trafitto, sì, e chiunque si è unito ai malvagi cadrà per spada. Anche i loro figli saranno fatti a pezzi dinanzi ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate e le loro mogli violentate. Ecco, io aizzerò contro di loro i Medi, che non guarderanno all'argento e all'oro e non ne proveranno diletto. I loro archi faranno pure a pezzi i giovani, e non avranno pietà del frutto del grembo, i loro occhi non risparmieranno i fanciulli. E Babilonia, la gloria dei regni, la bellezza dello splendore dei Caldei, sarà come quando Dio rovesciò Sodoma e Gomorra. Non sarà mai più abitata, né vi si farà più dimora di generazione in generazione, né l'arabo vi pianterà la tenda, né i pastori vi faranno i loro ovili. Ma vi si sdraieranno le bestie selvagge del deserto, e le loro case saranno piene di lugubri creature, e vi dimoreranno le civette e vi danzeranno i satiri. E le bestie selvagge delle isole grideranno nelle case desolate, e i draghi nei palazzi deliziosi, e il suo tempo è prossimo a venire, e i suoi giorni non saranno prolungati. Poiché io la distruggerò prontamente, sì, poiché sarò misericordioso verso il mio popolo, ma i malvagi periranno. Due Nefi, capitolo 24. Israele sarà radunata e godrà di un riposo millenario, Lucifero fu scacciato dal cielo per ribellione, Israele trionferà su Babilonia, il mondo. Confrontare con Isaia 14, circa 559-545 a.C. Poiché il Signore avrà misericordia di Giacobbe, e sceglierà ancora Israele, e li metterà nel loro paese, e gli stranieri si uniranno ad essi, e aderiranno al casato di Giacobbe. E i popoli li prenderanno e li condurranno al loro luogo, sì, da lungi fino all'estremità della terra, ed essi ritorneranno alle loro terre di promessa. E il casato d'Israele le possederà e il paese del Signore sarà per i servi e le serve, ed essi terranno schiavi coloro dei quali erano schiavi, e governeranno sui loro oppressori. E avverrà in quel giorno che il Signore ti darà riposo, dal tuo dolore e dalla tua paura, e dalla dura schiavitù in cui ti facevano servire. E avverrà in quel giorno che tu pronuncerai questo detto contro il re di Babilonia e dirai: com'è finito l'oppressore, com'è finita la città dorata. Il Signore ha spezzato il bastone dei malvagi, gli scettri dei governatori. Colui che colpiva con ira il popolo con colpi incessanti, colui che tiranneggiava con collera le nazioni, è perseguitato, e nessuno si oppone. La terra intera è in riposo ed è tranquilla, prorompono in canti. Sì, gli abeti gioiscono in te, e anche i cedri del Libano, e dicono: da quando sei stato abbattuto, nessun taglialegna è salito contro di noi. L'inferno di laggiù si è mosso per te per venirti incontro al tuo arrivo, ha scosso i morti per te, sì tutti i grandi della terra, ha fatto alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni. Essi tutti parleranno e ti diranno: sei tu pure divenuto debole come noi. Sei divenuto simile a noi, la tua pompa è calata nel sepolcro. Non si ode più il suono delle tue cetre, sotto di te c'è un letto di vermi e i vermi ti ricoprono. Come sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio del mattino. Sei abbattuto a terra, tu che fiaccavi le nazioni,
poiché hai detto in cuor tuo: ascenderò al cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò pure sul monte dell'assemblea, all'estremità del settentrione, ascenderò al di sopra della sommità delle nuvole, sarò simile all'Altissimo. Invece sarai calato in inferno, nell'estremità della fossa. Coloro che ti vedranno ti guarderanno attentamente e ti esamineranno, e diranno: è questo l'uomo che faceva tremar la terra, che scuoteva i regni? E che rendeva il mondo come un deserto, e ne devastava le città e non apriva la casa dei suoi prigionieri? Tutti i re delle nazioni, sì, tutti, riposano in gloria, ognuno di essi nella propria dimora. Ma tu sei gettato fuori dalla tua tomba come un ramo abominevole, e come i resti di coloro che sono uccisi, trafitti con la spada, che scendono nelle pietre della fossa, come un cadavere calpestato sotto i piedi. Non sarai unito a loro nella sepoltura, perché hai distrutto il tuo paese e hai ucciso il tuo popolo, alla posterità dei malfattori non sarà mai più data rinomanza. Si prepari la strage dei suoi figlioli per l'iniquità dei loro padri, affinché non si alzino, né posseggano il paese, e non riempiano di città la faccia della terra. Poiché io mi alzerò contro di essi, dice il Signore degli eserciti, e reciderò da Babilonia il nome e il residuo, i figli e i nipoti, dice il Signore. Ne farò pure un possesso per le civette e le pozze d'acqua, e la spazzerò con la scopa della distruzione, dice il Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti ha giurato dicendo: sicuramente, come ho pensato, così avverrà, e come mi son proposto così sarà. Che porterò l'Assiro nel mio paese, e sulle mie montagne lo calpesterò sotto i piedi. Allora il suo giogo se ne andrà via da loro, e il suo fardello se ne andrà via dalle loro spalle. Questo è il proposito che è stabilito su tutta la terra, e questa è la mano che è stesa su tutte le nazioni. Poiché il Signore degli eserciti se l'è proposto, e chi l'annullerà? E la sua mano è stesa, e chi la respingerà? Nell'anno in cui morì re Acaz ci fu questa condanna: non gioire, tu Palestina tutta, perché è spezzato il bastone di colui che ti colpiva, poiché dalla radice del serpente uscirà un basilisco, e il suo frutto sarà un ardente serpente volante. E i primogeniti dei poveri si nutriranno e i bisognosi giaceranno al sicuro. Io ucciderò la tua radice con la carestia, ed egli ucciderà il tuo residuo. Urla, o porta, grida, o città. Tu, Palestina tutta, sarai dissolta, poiché verrà un fumo da settentrione, e nessuno sarà solo nei suoi tempi stabiliti. Che risponderanno allora i messaggeri delle nazioni, che il Signore ha fondato Sion, e i poveri del suo popolo confideranno in essa. Due Nefi, capitolo 25. Nefi esulta nella semplicità, le profezie di Isaia saranno comprese negli ultimi giorni, i giudei torneranno da Babilonia, crocifiggeranno il Messia e saranno dispersi e flagellati, essi saranno ristabiliti quando crederanno nel Messia, egli verrà la prima volta 600 anni dopo che lei lasciò Gerusalemme, i Nefiti obbediscono alla legge di Mosè e credono in Cristo, che è il Santo d'Israele. Circa 559-545 avanti Cristo. Ora io, Nefi, parlo un poco riguardo alle parole che ho scritto, che sono state dette per bocca di Isaia. Poiché ecco, Isaia disse molte cose che erano difficili da comprendere per molti del mio popolo, poiché essi non conoscono il modo di profetizzare in uso fra i giudei. Poiché io, Nefi, non ho insegnato loro molte cose riguardo agli usi dei giudei, poiché le loro opere erano opere di tenebra e le loro azioni erano azioni di abominio. Pertanto io scrivo al mio popolo, a tutti coloro che riceveranno in seguito queste cose che scrivo, affinché possano conoscere i giudizi di Dio che vengono su tutte le nazioni, secondo la parola che egli ha detto. Pertanto datemi ascolto, o mio popolo, che siete del casato d'Israele, e porgete orecchio alle mie parole, poiché, anche se le parole di Isaia non vi sono chiare, non di meno esse sono chiare per tutti coloro che sono pieni dello spirito di profezia. Ma io vi do una profezia, secondo lo spirito che è in me, pertanto io profetizzerò secondo la semplicità che è stata mia fin dal tempo in cui uscii da Gerusalemme con mio padre, poiché ecco, la mia anima si diletta nella semplicità verso il mio popolo, affinché possano imparare. Sì, e la mia anima si diletta nelle parole di Isaia, poiché io sono uscito da Gerusalemme e i miei occhi hanno visto le cose dei giudei, e io so che i giudei comprendono le cose dei profeti, e non vi è altro popolo che comprenda le cose che furono dette ai giudei come loro, a meno che non siano istruiti alla maniera delle cose dei giudei. Ma ecco, io,
Nefi, non ho istruito i miei figli alla maniera dei giudei, ma ecco, io personalmente ho dimorato a Gerusalemme. Pertanto conosco le regioni circostanti, e ho fatto menzione ai miei figlioli dei giudizi di Dio, che sono avvenuti fra i giudei secondo tutto ciò che ha detto Isaia, e non li scrivo. Ma ecco, proseguo con la mia profezia, secondo la mia semplicità, nella quale so che nessuno può errare, non di meno nei giorni in cui le profezie di Isaia saranno adempiute gli uomini sapranno con certezza il tempo in cui esse avverranno. Pertanto esse hanno valore per i figlioli degli uomini, e chi suppone che non ne abbiano, parlerò particolarmente a loro, e limiterò le parole solo al mio popolo, poiché io so che saranno di gran valore per loro negli ultimi giorni, poiché in quel giorno le comprenderanno, pertanto le ho scritte per il loro bene. E come una generazione è stata distrutta fra i giudei a causa dell'iniquità, così essi sono stati distrutti di generazione in generazione secondo le loro iniquità. E nessuno di loro è mai stato distrutto senza che ciò fosse stato predetto loro dai profeti del Signore. Pertanto è stato loro detto della distruzione che sarebbe venuta su di loro, immediatamente dopo che mio padre lasciò Gerusalemme. Non di meno essi indurirono il loro cuore. E secondo la mia profezia sono stati distrutti, salvo quelli che sono stati deportati prigionieri a Babilonia. Ed ora questo io dico a motivo dello spirito che è in me. E nonostante siano stati deportati, essi ritorneranno di nuovo e possederanno la terra di Gerusalemme, pertanto essi saranno di nuovo ristabiliti nella terra della loro eredità. Ma ecco, essi avranno guerre e rumori di guerra, e quando verrà il giorno in cui l'unigenito del Padre, sì, proprio il Padre del cielo e della terra si manifesterà loro nella carne, ecco, essi lo rigetteranno a causa delle loro iniquità, della durezza del loro cuore e della rigidità del loro collo. Ecco, essi lo crocifiggeranno, e dopo essere stato deposto in un sepolcro per lo spazio di 3 giorni egli risorgerà dai morti, con la guarigione nelle ali, e tutti coloro che crederanno nel suo nome saranno salvati nel regno di Dio. Pertanto la mia anima si diletta a profetizzare riguardo a lui, poiché ho veduto il suo giorno, e il mio cuore rende gloria al suo santo nome. Ed ecco, avverrà che, dopo che il Messia sarà risorto dai morti e si sarà manifestato al suo popolo, a quanti crederanno nel suo nome, ecco, Gerusalemme sarà di nuovo distrutta. Guai infatti a coloro che combatterono contro Dio e contro il popolo della sua Chiesa. Pertanto i giudei saranno dispersi fra tutte le nazioni, sì, e anche Babilonia sarà distrutta. Pertanto i giudei saranno dispersi per mano di altre nazioni. E dopo che saranno stati dispersi, e che il Signore Dio li avrà flagellati per mano d'altre nazioni per lo spazio di molte generazioni, sì, di generazione in generazione finché saranno persuasi a credere in Cristo, il Figlio di Dio, e nell'espiazione, che è infinita per tutto il genere umano, e quando verrà quel giorno in cui crederanno in Cristo e adoreranno il Padre in nome suo, con cuore puro e mani nette non attenderanno più un altro Messia, allora, a quel tempo, verrà il giorno in cui sarà senz'altro necessario che si credano a queste cose. E il Signore porrà di nuovo mano per la seconda volta a ristabilire il suo popolo dal suo stato perduto e decaduto. Pertanto egli procederà a compiere un'opera meravigliosa e un prodigio fra i figlioli degli uomini. Pertanto egli porterà alla luce per loro le sue parole, parole che li giudicheranno all'ultimo giorno, poiché esse saranno date loro allo scopo di convincerli del vero Messia, che fu da loro rigettato, e per convincerli che non hanno più bisogno di attendere un Messia a venire, poiché non ne verrà alcuno, a meno che non sia un falso Messia che ingannerebbe il popolo, poiché non vi è che un solo Messia di cui hanno parlato i profeti, e quel Messia è colui che sarà rigettato dai giudei. Poiché, secondo le parole dei profeti, il Messia viene dopo 600 anni dal tempo in cui mio padre lasciò Gerusalemme. E secondo le parole dei profeti, e anche la parola dell'angelo di Dio, il suo nome sarà Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ed ora, fratelli miei, io ho parlato chiaramente, affinché non possiate errare. E come vive il Signore Dio che trasse Israele fuori dalla terra d'Egitto, e dette a Mosè il potere di guarire le nazioni dopo che erano state morse dai serpenti velenosi, se esse avessero gettato lo sguardo sul serpente che egli aveva innalzato dinanzi a loro, e gli dette pure il potere di colpire la roccia e farne uscire l'acqua, sì, ecco, io vi dico che come sono vere queste cose e come il Signore Iddio vive, non è dato alcun altro nome sotto il cielo se non questo Gesù Cristo, di cui ho parlato, tramite il quale l'uomo possa essere salvato. Pertanto, per questo motivo, il Signore Iddio mi ha promesso che queste cose che io scrivo saranno tenute e preservate,
e tramandate alla mia posterità di generazione in generazione, affinché possa essere adempiuta la promessa fatta a Giuseppe, che la sua posterità non perirà mai finché durerà la terra. Pertanto queste cose andranno di generazione in generazione finché durerà la terra, e andranno secondo la volontà e il piacere di Dio, e le nazioni che le possiederanno saranno da esse giudicate, secondo le parole che sono scritte. Poiché noi lavoriamo con diligenza a scrivere per persuadere i nostri figlioli, e anche i nostri fratelli, a credere in Cristo e a riconciliarsi con Dio, poiché sappiamo che è per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. E nonostante noi crediamo in Cristo, noi obbediamo alla legge di Mosè e volgiamo con costanza lo sguardo a Cristo, fino a che la legge sarà adempiuta. Poiché a questo fine fu data la legge, pertanto per noi la legge è divenuta morta, e siamo resi viventi in Cristo a motivo della nostra fede, tuttavia obbediamo alla legge a motivo dei comandamenti. E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Pertanto noi parliamo riguardo alla legge, affinché i nostri figlioli possano sapere che la legge è morta, e che essi, sapendo che la legge è morta, possano volgere lo sguardo a quella vita che è in Cristo e sapere per quale fine fu data la legge. E affinché, dopo che la legge sarà adempiuta in Cristo, essi non abbiano a indurire il cuore contro di lui quando la legge dovrà essere abolita. Ed ora ecco, o popolo mio, voi siete un popolo dal collo rigido, pertanto vi ho parlato chiaramente, in modo che non possiate fraintendere. E le parole che ho detto staranno come una testimonianza contro di voi, poiché sono sufficienti ad insegnare a chiunque la retta via, poiché la retta via è credere in Cristo e non negarlo, poiché, negandolo, voi negate pure i profeti e la legge. Ed ora ecco, io vi dico che la retta via è credere in Cristo e non negarlo, e Cristo è il Santo d'Israele. Pertanto dovete prostrarvi dinanzi a Lui, e adorarlo con tutte le vostre facoltà, mente e forza e con tutta la vostra anima. E se lo fate, non sarete in alcun modo scacciati. E per quanto sarà opportuno, dovete obbedire ai riti e alle ordinanze di Dio finché sia compiuta la legge che fu data a Mosè. Due Nefi, capitolo 26. Cristo svolgerà il suo ministero presso i Nefiti, Nefi prevede la distruzione del suo popolo, essi parleranno dalla polvere, i gentili edificheranno false chiese e associazioni segrete, il Signore proibisce agli uomini di praticare le frodi sacerdotali. Circa 559-545 avanti Cristo. E dopo che Cristo sarà risorto dai morti, egli si manifesterà a voi, figlioli miei e miei diletti fratelli, e le parole che egli vi dirà saranno la legge che voi praticherete. Poiché ecco, io vi dico che ho visto che molte generazioni trascorreranno, e vi saranno grandi guerre e contese fra il mio popolo. E dopo che verrà il Messia, saranno dati al mio popolo dei segni della sua nascita, e anche della sua morte e risurrezione. E grande e terribile sarà quel giorno per i malvagi, poiché periranno, e periranno perché avranno scacciato i profeti e i santi, e li avranno lapidati e uccisi, pertanto il grido del sangue dei santi salirà a Dio dalla terra contro di loro. Pertanto tutti coloro che sono orgogliosi e che agiscono malvagiamente, il giorno che verrà li brucerà, dice il Signore degli eserciti, poiché saranno come stoppia. E coloro che uccidono i profeti e i santi, le profondità della terra li inghiottiranno, dice il Signore degli eserciti, e le montagne li copriranno, i turbini li porteranno via e gli edifici cadranno su di loro, li faranno a pezzi e li ridurranno in polvere. E saranno castigati con tuoni, folgori, terremoti e ogni sorta di distruzioni, poiché il fuoco dell'ira del Signore sarà acceso contro di loro, ed essi saranno come stoppia, e il giorno che verrà li consumerà, dice il Signore degli eserciti. Oh, la pena e l'angoscia della mia anima per la perdita degli uccisi del mio popolo. Poiché io, Nefi, l'ho vista, e ciò quasi mi consuma alla presenza del Signore, ma debbo gridare al mio Dio, le tue vie sono giuste. Ma ecco, i giusti che danno ascolto ai detti dei profeti e non li distruggono, ma volgono con costanza lo sguardo a Cristo e ai segni che sono dati, nonostante tutte le persecuzioni, ecco, essi sono quelli che non periranno. Ma il figlio di rettitudine apparirà loro, e li guarirà, ed essi avranno pace con lui, fino a che tre generazioni saranno trascorse e parecchi della quarta generazione saranno morti in rettitudine. E quando queste cose saranno trascorse,
una rapida distruzione giungerà sul mio popolo. Poiché, nonostante le pene della mia anima, io l'ho veduta, pertanto so che avverrà. Ed essi si vendono per nulla, poiché, per ricompensa del loro orgoglio e della loro stoltezza, raccoglieranno distruzione. Poiché, dato che cedono al diavolo e scelgono opere di tenebra piuttosto che di luce, essi dovranno dunque scendere in inferno. Poiché lo spirito del Signore non lotterà sempre con l'uomo. E quando lo spirito cessa di lottare con l'uomo allora giunge una rapida distruzione, e ciò affligge la mia anima. E come dissi riguardo al convincere i giudei che Gesù è proprio il Cristo, è necessario che anche i gentili siano convinti che Gesù è il Cristo, l'Eterno Iddio, e che Egli si manifesta a tutti coloro che credono in Lui, mediante il potere dello Spirito Santo, sì, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, operando miracoli possenti, segni e prodigi fra i figlioli degli uomini, secondo la loro fede. Ma ecco, vi profetizzo riguardo agli ultimi giorni, riguardo ai giorni in cui il Signore Iddio porterà alla luce queste cose per i figlioli degli uomini. Dopo che la mia posterità e la posterità dei miei fratelli saranno degenerate nell'incredulità e saranno state castigate dai gentili, sì, dopo che il Signore Iddio si sarà accampato contro di loro tutto intorno e li avrà stretti d'assedio con un monte e avrà elevato fortezze contro di loro, e dopo che essi saranno stati abbassati giù nella polvere, al punto di non esistere più, tuttavia le parole dei giusti saranno scritte, e le preghiere dei fedeli saranno udite e tutti coloro che saranno degenerati nell'incredulità non saranno dimenticati. Poiché coloro che saranno stati distrutti parleranno loro dalla terra, e i loro discorsi saranno sommessi, dalla polvere, e la loro voce sarà come di uno che evoca gli spiriti familiari, poiché il Signore Iddio gli darà il potere di sussurrare a loro riguardo, proprio come se uscisse dalla terra, e i loro discorsi sussurreranno dalla polvere. Poiché così dice il Signore Iddio, essi scriveranno le cose che saranno fatte fra loro, ed esse saranno scritte e sigillate in un libro, e coloro che sono degenerati nell'incredulità non le avranno, poiché cercano di distruggere le cose di Dio. Pertanto, come coloro che sono stati distrutti rapidamente, e la moltitudine dei loro uomini terribili sarà come pula che passa, sì, così dice il Signore Iddio, sarà in un istante, improvvisamente. E avverrà che coloro che sono degenerati nell'incredulità saranno percossi per mano dei gentili. E i gentili sono arroganti nell'orgoglio dei loro occhi, e hanno inciampato a causa della grandezza della loro pietra d'inciampo, cosicché hanno edificato molte chiese, non di meno essi disprezzano il potere e i miracoli di Dio e predicano a se stessi la loro propria saggezza e il loro proprio sapere, per poter ottenere guadagno e opprimere i poveri. E sono state edificate molte chiese, il che provoca invidia, rivalità e malevolenza. E vi sono anche associazioni segrete, proprio come nei tempi antichi, secondo le associazioni del diavolo, poiché egli è il fondatore di tutte queste cose, sì, il fondatore dell'omicidio e delle opere di tenebra, sì, ed egli li conduce per il collo con una corda di lino, finché li lega per sempre con le sue corde robuste. Poiché ecco, miei diletti fratelli, io vi dico che il Signore Iddio non opera nelle tenebre. Egli non fa nulla che non sia a beneficio del mondo, poiché egli ama il mondo al punto di deporre la sua vita stessa per poter attirare a sé tutti gli uomini. Pertanto egli non comanda a nessuno di non prendere parte alla sua salvezza. Ecco, grida egli a qualcuno dicendo, vattene da me, ecco, io vi dico, no, egli dice invece, venite a me, voi tutte, estremità della terra, comprate latte e miele, senza denaro e senza prezzo. Ecco, ha egli comandato a qualcuno di andarsene dalle sinagoghe o dalle case di adorazione? Ecco, io vi dico, no. Ha egli comandato a qualcuno di non prender parte alla sua salvezza? Ecco, io vi dico, no, ma l'ha data liberamente a tutti e ha comandato al suo popolo di persuadere tutti gli uomini al pentimento. Ecco, ha il Signore comandato a qualcuno di non prender parte alla sua bontà? Ecco, io vi dico, no, ma tutti sono privilegiati, gli uni come gli altri, e a nessuno è proibito. Egli comanda che non vi siano frodi sacerdotali, poiché le frodi sacerdotali consistono in uomini che predicano e si pongono a luce del mondo, per poter ottenere guadagno e le lodi dal mondo, ma non cercano il benessere di Sion. Ecco, il Signore ha proibito queste cose. Pertanto il Signore Iddio ha dato un comandamento, che tutti gli uomini abbiano carità, carità che è amore. E a meno che non abbiano carità, essi non saranno nulla.
Pertanto, se avranno carità, non permetteranno che i lavoratori in Sion periscano. Ma il lavoratore in Sion lavorerà per Sion, poiché, se lavorerà per denaro, perirà. E ancora, il Signore Dio ha comandato che gli uomini non ammazzino, che non mentano, che non rubino, che non prendano il nome del Signore loro Dio in vano, che non invidino, che non abbiano malevolenza, che non contendano gli uni con gli altri, che non commettano prostituzioni e che non facciano nessuna di queste cose. Poiché chiunque le fa, perirà. Poiché nessuna di queste iniquità viene dal Signore. Poiché Egli fa ciò che è buono tra i figlioli degli uomini, e non fa nulla che non sia chiaro ai figlioli degli uomini, e invita tutti loro a venire a Lui e a prendere parte alla sua bontà, e non rifiuta nessuno che venga a Lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina. Ed Egli si ricorda dei pagani. E tutti sono uguali dinanzi a Dio, sia i giudei che i gentili. Due Nefi, capitolo 27. Le tenebre e l'apostasia ricopriranno la terra negli ultimi giorni, il libro di Mormon verrà alla luce, tre testimoni porteranno testimonianza del libro, l'erudito non può leggere il libro sigillato, il Signore compirà un'opera meravigliosa e un prodigio. Confrontare con Isaia 29, circa 559-545 avanti Cristo. Ma ecco, negli ultimi giorni, o nei giorni dei gentili, sì, ecco, tutte le nazioni dei gentili e anche i giudei, sia quelli che verranno su questa terra che quelli che saranno su altre terre, sì, proprio su tutti i paesi della terra, ecco, saranno ebri di iniquità e di ogni sorta di abominazioni. E quando verrà quel giorno, essi saranno puniti dal Signore degli eserciti con tuoni e con terremoti, e con un gran fragore, e con uragani e con tempeste, e con la fiamma di un fuoco divorante. E tutte le nazioni che combattono contro Sion e la affliggono saranno come un sogno d'una visione notturna. Sì, sarà per loro come per un uomo affamato che sogna. Ed ecco egli mangia, ma si risveglia e la sua anima è vuota. O come per un uomo assetato che sogna. Ed ecco egli beve, ma si risveglia ed ecco è debole, e la sua anima ha sete. Sì, proprio così sarà la moltitudine di tutte le nazioni che combattono contro il monte Sion. Poiché ecco, voi tutti che commettete iniquità, fermatevi e stupitevi, poiché griderete e urlerete, sì, sarete ebri, ma non di vino, vacillerete, ma non per bevande forti. Poiché ecco, il Signore ha versato su di voi uno spirito di sonno profondo. Poiché ecco, avete chiuso gli occhi e avete rigettato i profeti, e a causa della vostra iniquità egli ha offuscato i vostri governatori e i veggenti. E avverrà che il Signore Dio porterà alla luce per voi le parole di un libro, e saranno le parole di coloro che si sono addormentati. Ed ecco, il libro sarà sigillato, e nel libro vi sarà una rivelazione da Dio, dal principio del mondo alla sua fine. Pertanto, a causa delle cose che sono sigillate, le cose che sono sigillate non saranno svelate nel giorno della malvagità e delle abominazioni del popolo. Pertanto il libro sarà loro tenuto celato. Ma il libro sarà consegnato a un uomo, ed egli svelerà le parole del libro, che sono le parole di coloro che si sono assopiti nella polvere, ed egli consegnerà queste parole a un altro, ma non svelerà le parole che sono sigillate, né consegnerà il libro. Poiché il libro sarà sigillato dal potere di Dio, e la rivelazione che era sigillata sarà conservata nel libro fino al tempo debito del Signore, in cui potranno venire alla luce, poiché ecco, esse rivelano tutte le cose, dalla fondazione del mondo alla sua fine. E verrà il giorno in cui le parole del libro che erano sigillate, saranno lette sui tetti delle case, e saranno lette mediante il potere di Cristo. E tutte le cose saranno rivelate ai figlioli degli uomini, quelle che son già state fra i figlioli degli uomini e quelle che lo saranno, sì, fino alla fine della terra. Pertanto, nel giorno in cui il libro sarà consegnato all'uomo di cui ho parlato, il libro sarà nascosto agli occhi del mondo, cosicché nessun occhio lo vedrà, salvo tre testimoni che lo vedranno per potere di Dio, oltre a colui a cui il libro sarà consegnato, ed essi attesteranno della verità del libro e delle cose in esso contenute. E non c'è nessun altro che lo esaminerà, salvo pochi, secondo la volontà di Dio, per portar testimonianza della sua parola ai figlioli degli uomini, poiché il Signore Dio ha detto che le parole dei fedeli avrebbero parlato come se fosse dai morti. Pertanto il Signore Dio procederà a portare alla luce le parole del libro, e stabilirà la sua parola per bocca di tanti testimoni quanti gli sembrerà opportuno. E guai a colui che rigetta la parola di Dio. Ma ecco, avverrà che il Signore Dio dirà a colui al quale consegnerà il libro,
prendi queste parole che non sono sigillate e consegnale a un altro, affinché egli possa mostrarle all'erudito, dicendo, leggi questo, ti prego. E l'erudito dirà, porta qui il libro, e io lo leggerò. Ed ora essi diranno questo per la gloria del mondo e per ottenere guadagno, e non per la gloria di Dio. E l'uomo dirà, non posso portare il libro, perché è sigillato. Dirà allora l'erudito, non posso leggerlo. Pertanto avverrà che il Signore Dio consegnerà di nuovo il libro e le sue parole a colui che non è istruito, e l'uomo che non è istruito dirà, io non sono istruito. Allora il Signore Dio gli dirà, gli eruditi non le leggeranno, poiché le hanno rigettate, e io sono in grado di compiere la mia propria opera, pertanto tu leggerai le parole che ti darò. Non toccare le cose che sono sigillate, poiché le porterò alla luce nel mio tempo debito, poiché mostrerò ai figlioli degli uomini che sono in grado di compiere la mia propria opera. Pertanto, quando avrai letto le parole che ti ho comandato e ottenuto i testimoni che ti ho promesso, allora sigillerai di nuovo il libro e lo nasconderai, consegnandolo a me, affinché io possa preservare le parole che tu non hai letto, finché io vedrò opportuno, nella mia saggezza, rivelare tutte le cose ai figlioli degli uomini. Poiché ecco, io sono Dio, e sono un Dio di miracoli, e mostrerò al mondo che io sono lo stesso ieri, oggi e per sempre, e io non opero fra i figlioli degli uomini se non secondo la loro fede. E di nuovo avverrà che il Signore dirà a colui che leggerà le parole che gli saranno state consegnate, dal momento che questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma ha distolto lontano da me il cuore, e il suo timore verso di me è insegnato mediante precetti umani, io procederò dunque a compiere un'opera meravigliosa fra questo popolo, sì, un'opera meravigliosa e un prodigio, poiché la saggezza dei loro saggi e dei loro dotti perirà, e l'intendimento dei loro savi sarà offuscato. E guai a coloro che cercano profondamente di nascondere al Signore il loro pensiero. E le loro opere sono nel buio, e dicono, chi ci vede e chi ci conosce? E dicono pure, di sicuro il vostro mettere le cose sottosopra sarà stimato come l'argilla del vasaio. Ma ecco, io mostrerò loro, dice il Signore degli eserciti, che conosco tutte le loro opere. Poiché dirà all'opera di colui che la fece, egli non mi ha fatto. O dirà alla cosa formata di colui che la formò, egli non aveva alcun intendimento. Ma ecco, dice il Signore degli eserciti, io mostrerò ai figlioli degli uomini che ancora un brevissimo tempo il Libano sarà mutato in un campo fertile, e il campo fertile sarà stimato come una foresta. E in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e gli occhi dei ciechi vedranno, fuori dall'oscurità e fuori dalle tenebre. E anche i miti si moltiplicheranno, e la loro gioia sarà nel Signore, e i poveri fra gli uomini gioiranno nel Santo d'Israele. Poiché sicuramente, come il Signore vive, essi vedranno che il tiranno è annientato, lo schernitore è consumato e tutti coloro che cercano l'iniquità sono recisi, e coloro che fanno di un uomo un offensore per una parola, e tendono una trappola a colui che rimprovera alla porta e respingono il giusto per un non nulla. Perciò così dice il Signore, che riscattò Abramo, riguardo al casato di Giacobbe. Non proverà ora vergogna, né il suo volto ora impallidirà. Ma quando vedrà i suoi figlioli, l'opera delle mie mani, in mezzo a lui, essi santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e, avranno timore del Dio di Israele. Anche coloro che erravano in spirito verranno alla comprensione, e coloro che mormoravano impareranno la dottrina. Due Nefi, capitolo 28. Molte false chiese saranno edificate negli ultimi giorni, esse insegneranno dottrine false, vane e stolte, l'apostasia abbonderà a causa dei falsi insegnanti, il diavolo imperverserà nel cuore degli uomini, egli insegnerà ogni sorta di false dottrine. Circa 559-545 avanti Cristo. Ed ora ecco, fratelli miei, vi ho parlato secondo che lo Spirito mi ha spinto. Pertanto so che ciò deve certamente avvenire. E le cose che saranno trascritte dal libro saranno di gran valore per i figlioli degli uomini, e specialmente per la nostra posterità, che è un residuo del casato d'Israele. Poiché avverrà in quel giorno che le chiese che saranno edificate, e non per il Signore, quando una dirà all'altra, ecco, io sono del Signore, e le altre diranno, io sono del Signore, e così dirà ognuno di coloro che hanno edificato delle chiese,
e non per il Signore. Ed esse contenderanno le un con le altre, e i loro sacerdoti contenderanno gli uni con gli altri, e insegneranno con il loro sapere, e negheranno lo Spirito Santo che dà potere d'esprimersi. Essi negano la potenza di Dio, il Santo d'Israele, e dicono al popolo: date ascolto a noi e udite i nostri precetti, poiché, ecco, non vi è Dio oggi, poiché il Signore e Redentore ha compiuto la sua opera, e ha dato il suo potere agli uomini. Ecco, date ascolto ai miei precetti. Se diranno che un miracolo è stato operato dalla mano del Signore, non credetelo, poiché oggi egli non è un Dio di miracoli, ha compiuto la sua opera. Sì, e ce ne saranno molti che diranno: mangiate, bevete e siate allegri, poiché domani morremo, e tutto andrà bene per noi. E ce ne saranno anche molti che diranno: mangiate, bevete e siate allegri, non di meno temete Dio, egli giustificherà chi commette un piccolo peccato. Sì, mentite un poco, approfittate di qualcuno a causa delle sue parole, escogitate inganni per il vostro prossimo. Non vi è alcun male in ciò. E fate tutte queste cose poiché domani morremo. E se accadrà che saremo colpevoli, Dio ci colpirà con alcune sferzate, e alla fine saremo salvati nel regno di Dio. Sì, e ce ne saranno molti che insegneranno in questo modo dottrine false, vane e stolte, e saranno boriosi nel cuore, e cercheranno di nascondere profondamente i loro piani al Signore. E le loro opere saranno nel buio. E il sangue dei santi griderà dalla terra contro di loro. Sì, sono usciti tutti dal cammino, sono diventati corrotti. A causa dell'orgoglio, e a causa dei falsi insegnanti e delle false dottrine, le loro chiese sono diventate corrotte, le loro chiese si sono fatte arroganti, sono boriosi a causa dell'orgoglio. Derubano i poveri a causa dei loro bei santuari, derubano i poveri a causa delle loro belle vesti, e perseguitano i miti e i poveri di cuore, perché sono gonfi d'orgoglio. Vanno col collo rigido e la testa alta, sì, e a causa dell'orgoglio e della malvagità, e delle abominazioni e delle prostituzioni, si sono tutti sviati, salvo pochi, che sono gli umili seguaci di Cristo, non di meno questi sono condotti in modo che, in molti casi, errano perché sono istruiti mediante precetti umani. Oh, i saggi, e i dotti, e i ricchi, che sono gonfi nell'orgoglio del loro cuore, e tutti coloro che predicano false dottrine, tutti coloro che commettono prostituzioni e pervertono il retto cammino del Signore, guai, guai, guai a loro, dice il Signore il Dio Onnipotente, poiché saranno cacciati giù in inferno. Guai a coloro che respingono il giusto per un non nulla e che vituperano ciò che è buono e dicono che non ha alcun valore. Poiché verrà il giorno in cui il Signore il Dio punirà prontamente gli abitanti della terra, e in quel giorno in cui saranno pienamente maturi nell'iniquità essi periranno. Ma ecco, se gli abitanti della terra si pentiranno della loro malvagità e delle loro abominazioni, non saranno distrutti, dice il Signore degli eserciti. Ma ecco, quella chiesa grande e abominevole, la prostituta di tutta la terra, dovrà crollare a terra, e la sua caduta dovrà essere grande. Poiché il regno del diavolo dovrà tremare, e coloro che gli appartengono dovranno necessariamente essere spronati al pentimento, altrimenti il diavolo li afferrerà con le sue catene eterne ed essi saranno aizzati all'ira, e periranno. Poiché ecco, in quel giorno egli imperverserà nei cuori dei figlioli degli uomini e li aizzerà all'ira contro ciò che è buono. E altri ne pacificherà, cullandoli in una sicurezza carnale, cosicché diranno: tutto è bene in Sion. Sì, Sion prospera, tutto va bene, e così il diavolo inganna la loro anima e li conduce via con cura giù in inferno. Ed ecco, altri ne lusinga, e dice loro che l'inferno non esiste, e dice loro: io non sono il diavolo, poiché non ve n'è alcuno, e così egli sussurra alle loro orecchie, finché li afferra con le sue terribili catene, dalle quali non c'è liberazione. Sì, essi sono afferrati dalla morte e dall'inferno, e la morte, l'inferno, il diavolo e tutti quelli che sono stati da essi catturati dovranno stare dinanzi al trono di Dio, ed essere giudicati secondo le loro opere. Di là dovranno andare nel luogo preparato per loro, sì, un lago di fuoco e di zolfo, che è tormento infinito. Perciò guai a colui che è tranquillo in Sion. Guai a colui che grida: tutto va bene. Sì, guai a colui che dà ascolto ai precetti degli uomini e nega il potere di Dio e il dono dello Spirito Santo. Sì, guai a colui che dice: abbiamo ricevuto, e non abbiamo bisogno di altro. E infine, guai a tutti coloro che tremano e sono adirati a causa della verità di Dio.
poiché ecco, colui che è edificato sulla roccia la riceve con contentezza. E colui che è edificato su fondamenta sabbiose, trema, per timore di cadere. Guai a colui che dirà: abbiamo ricevuto la parola di Dio, e non abbiamo bisogno di altre parole di Dio, poiché ne abbiamo a sufficienza. Poiché ecco, così dice il Signore Iddio: io darò ai figlioli degli uomini linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco, e benedetti sono coloro che danno ascolto ai miei precetti e porgono orecchio ai miei consigli, poiché impareranno la saggezza, poiché a colui che riceve io darò ancora, e a coloro che diranno: abbiamo a sufficienza, ad essi sarà tolto anche quello che hanno. Maledetto è colui che ripone la sua fiducia nell'uomo, o fa della carne il suo braccio, o darà ascolto ai precetti degli uomini, a meno che i loro precetti siano dati mediante il potere dello Spirito Santo. Guai ai gentili, dice il Signore Iddio degli eserciti, poiché, nonostante ch'io protenda il mio braccio verso di loro di giorno in giorno, essi mi rinnegheranno. Non di meno io sarò misericordioso verso di loro, dice il Signore Iddio, se si pentiranno e verranno a me, poiché il mio braccio è proteso per tutto il giorno, dice il Signore Iddio degli eserciti. Due Nefi, capitolo 29. Molti gentili rigetteranno il libro di Mormon, essi diranno: non abbiamo bisogno di altre Bibbie, il Signore parla a molte nazioni, egli giudicherà il mondo dai libri che saranno scritti. Circa 559-545 avanti Cristo. Ma ecco, ve ne saranno molti, nel giorno in cui io procederò a compiere un'opera meravigliosa fra di loro, affinché io possa ricordare le mie alleanze che ho fatto con i figlioli degli uomini, per poter mettere mano di nuovo per la seconda volta a ristabilire il mio popolo, che è del casato d'Israele, e anche affinché io possa ricordare le promesse che ho fatto a te, Nefi, e anche a tuo padre, ch'io avrei ricordato la tua posterità, e che le parole della tua posterità sarebbero uscite fuor dalla mia bocca per la tua posterità, e le mie parole risuoneranno all'estremità della terra, come uno stendardo per il mio popolo che è del casato d'Israele. E poiché le mie parole risuoneranno, molti dei gentili diranno: una Bibbia. Una Bibbia, noi abbiamo una Bibbia e non vi può essere nessun'altra Bibbia. Ma così dice il Signore Iddio: o stolti, essi avranno una Bibbia, ed essa procederà dai giudei, il mio antico popolo dell'alleanza. E come ringraziano essi i giudei per la Bibbia che ricevono da loro? Sì, che cosa pretendono i gentili? Ricordano essi i travagli, le fatiche e le pene dei giudei e la loro diligenza verso di me, nel portare la salvezza ai gentili? O voi gentili, vi siete ricordati dei giudei, il mio antico popolo dell'alleanza? No, ma li avete maledetti, li avete odiati e non avete cercato di ristabilirli. Ma ecco, io farò ricadere tutte queste cose sul vostro capo, poiché io, il Signore, non ho dimenticato il mio popolo. Stolti voi che direte: una Bibbia, abbiamo una Bibbia e non abbiamo bisogno di altre Bibbie. Avreste ottenuto una Bibbia se non fosse stato per i giudei? Non sapete che c'è più di una nazione? Non sapete che io, il Signore vostro Dio, ho creato tutti gli uomini, e che mi ricordo di quelli che sono sulle isole del mare, e ch'io governo in alto nei cieli e in basso sulla terra, e ch'io porto alla luce la mia parola per i figlioli degli uomini, sì, in tutte le nazioni della terra? Perché mormorate per il fatto di ricevere delle altre mie parole? Non sapete che la testimonianza di due nazioni è per voi una prova ch'io sono Dio, che ricordo una nazione come un'altra? Pertanto, io dico le stesse parole a una nazione come a un'altra. E quando le due nazioni si uniranno, anche le testimonianze delle due nazioni saranno riunite. E faccio questo per poter provare a molti ch'io sono lo stesso ieri, oggi e per sempre, e che pronuncio le mie parole secondo il mio piacimento. E per il fatto che ho detto una parola, non dovete supporre che non posso dirne un'altra, poiché la mia opera non è ancora finita, né lo sarà fino alla fine dell'uomo, né da quel tempo in avanti e per sempre. Pertanto, per il fatto che avete una Bibbia, non dovete supporre che essa contenga tutte le mie parole, né dovete supporre che io non ne abbia fatte scrivere altre. Poiché io comando a tutti gli uomini, sia a Levante che a Ponente, sia al Settentrione che al Meridione e nelle isole del mare, di scrivere le parole che io dico loro, poiché io giudicherò il mondo dai libri che saranno scritti, ogni uomo secondo le sue opere, secondo quel che è scritto. Poiché ecco, parlerò ai giudei, ed essi lo scriveranno, parlerò pure ai Nefiti ed essi lo scriveranno, parlerò pure alle altre tribù del casato d'Israele,
che ho condotto via, ed esse lo scriveranno. E parlerò pure a tutte le nazioni della terra ed esse lo scriveranno. E avverrà che i giudei avranno le parole dei nefiti, e i nefiti avranno le parole dei giudei, e i nefiti e i giudei avranno le parole delle tribù perdute d'Israele, e le tribù perdute d'Israele avranno le parole dei nefiti e dei giudei. E avverrà che il mio popolo, che è del casato d'Israele, sarà radunato in patria sulle terre dei loro possedimenti, e la mia parola sarà pure riunita in una. E io mostrerò a coloro che combattono contro la mia parola e contro il mio popolo, che è del casato d'Israele, che io sono Dio, e che io feci alleanza con Abramo che avrei ricordato la sua posterità per sempre. Due Nefi, capitolo 30. I gentili convertiti saranno annoverati con il popolo dell'alleanza, molti lamaniti e giudei crederanno nella parola e diventeranno deliziosi, Israele sarà restaurata e i malvagi distrutti. Circa 559-545 avanti Cristo. Ed ora ecco, miei diletti fratelli, io vorrei parlarvi, poiché io, Nefi, non potrei permettere che voi supponiate di essere più giusti di quanto lo saranno i gentili. Poiché ecco, a meno che non obbediate ai comandamenti di Dio, voi perirete tutti allo stesso modo, e a causa delle parole che sono state dette non dovete supporre che i gentili siano completamente distrutti. Poiché ecco, io vi dico che tutti i gentili che si pentiranno sono il popolo dell'alleanza del Signore, e tutti i giudei che non si pentiranno saranno rigettati, poiché il Signore non fa alleanza con nessuno, salvo che con coloro che si pentono e che credono in suo Figlio, che è il Santo d'Israele. Ed ora vorrei profetizzare un po' di più riguardo ai giudei e ai gentili. Poiché, dopo che il libro di cui ho parlato verrà alla luce e sarà scritto per i gentili, e sigillato di nuovo per il Signore, ve ne saranno molti che crederanno alle parole che saranno scritte, ed essi le porteranno al residuo della nostra posterità. E allora il residuo della nostra posterità saprà di noi, di come uscimmo da Gerusalemme, e che essi son discendenti dei giudei. E il Vangelo di Gesù Cristo sarà proclamato fra loro. Pertanto essi saranno restituiti alla conoscenza dei loro padri e anche alla conoscenza di Gesù Cristo, conoscenza che esisteva fra i loro padri. E allora essi gioiranno, poiché sapranno che ciò è una benedizione per loro dalla mano di Dio, e le scaglie di tenebre cominceranno a cader dai loro occhi, e fra loro non passeranno molte generazioni, prima che essi diventino un popolo puro e delizioso. E avverrà che anche i giudei che sono dispersi cominceranno a credere in Cristo, e cominceranno a radunarsi sulla superficie del paese, e tutti coloro che crederanno in Cristo diventeranno pure un popolo delizioso. E avverrà che il Signore Dio comincerà la sua opera fra tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli, per portare a compimento la restaurazione del suo popolo sulla terra. E il Signore Dio giudicherà i poveri con rettitudine, e rimprovererà con equità i miti della terra. E colpirà la terra con la verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra ucciderà i malvagi. Poiché verrà presto il tempo in cui il Signore Dio provocherà una grande divisione fra i popoli, e i malvagi li distruggerà, ed egli risparmierà il suo popolo, sì, anche se accadrà che egli debba distruggere i malvagi col fuoco. E la rettitudine sarà la cintura dei suoi lombi, e la fedeltà la cintura dei suoi reni. E allora il lupo dimorerà con l'agnello, e il leopardo giacerà col capretto, e il vitello e il leoncino e il bestiame ingrassato assieme, e un fanciullo li condurrà. E la mucca e l'orsa pascoleranno, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone mangerà paglia come il bue. E il lattante giocherà sul buco dell'aspide, e lo svezzato metterà la mano nel covo del basilisco. Non vi sarà danno né rovina su tutto il mio santo monte, poiché la terra sarà piena della conoscenza del Signore come le acque ricoprono il mare. Pertanto le cose di tutte le nazioni saranno rese note, sì, ogni cosa sarà resa nota ai figlioli degli uomini. Non vi è nulla che sia segreto che non sarà rivelato, non c'è nessuna opera di tenebre che non sarà resa manifesta nella luce, e non c'è nulla che sia sigillato sulla terra che non sarà sciolto. Pertanto tutte le cose che sono state rivelate ai figlioli degli uomini saranno rivelate in quel giorno, e Satana non avrà più potere sui cuori dei figlioli degli uomini, per un lungo tempo. Ed ora, miei diletti fratelli, pongo fine alle mie parole. Due Nefi, capitolo 31. Nefi racconta perché Cristo fu battezzato, gli uomini devono seguire Cristo, essere battezzati,
ricevere lo Spirito Santo e perseverare sino alla fine per essere salvati, il pentimento e il battesimo sono la porta del sentiero stretto e angusto. La vita eterna viene per coloro che obbediscono ai comandamenti dopo il battesimo. Circa 559-545 avanti Cristo. Ed ora io, Nefi, pongo fine al mio profetizzare per voi, miei diletti fratelli. E non posso scrivere che alcune cose, che so che devono sicuramente avvenire, né posso scrivere se non alcune delle parole di mio fratello Giacobbe. Pertanto le cose che ho scritto mi bastano, salvo alcune parole che devo dire riguardo alla dottrina di Cristo. Pertanto vi parlerò semplicemente, secondo la semplicità del mio profetizzare. Poiché la mia anima si diletta nella semplicità, poiché in questa maniera il Signore Iddio opera fra i figlioli degli uomini. Poiché il Signore Iddio dà luce all'intelletto, poiché Egli parla agli uomini secondo il loro linguaggio, perché comprendano. Pertanto vorrei che vi ricordaste che vi ho parlato riguardo a quel profeta che il Signore mi mostrò, che avrebbe battezzato l'agnello di Dio, il quale toglierà i peccati del mondo. Ed ora, se l'agnello di Dio, che è santo, ha avuto bisogno di essere battezzato mediante l'acqua per adempiere ogni giustizia. Oh, allora, quanto maggior bisogno abbiamo noi, che siamo impuri, di essere battezzati, sì, mediante l'acqua. Ed ora vorrei chiedervi, miei diletti fratelli, in che cosa l'agnello di Dio adempì ogni giustizia nell'essere battezzato mediante l'acqua? Non sapete che egli era santo? Ma, pur essendo santo, egli mostra ai figlioli degli uomini che, secondo la carne, egli si umilia davanti al Padre e testimonia al Padre che gli sarà obbediente nell'osservare i suoi comandamenti. Pertanto, dopo che egli fu battezzato con l'acqua, lo Spirito Santo discese su di lui nella forma di una colomba. E di nuovo, ciò mostra ai figlioli degli uomini quanto stretto è il sentiero e quanto angusta è la porta per la quale essi debbono entrare, avendo egli stabilito l'esempio dinanzi a loro. Ed egli disse ai figlioli degli uomini, seguitemi. Pertanto, miei diletti fratelli, possiamo noi seguire Gesù, se non siamo disposti ad obbedire ai comandamenti del Padre? E il Padre ha detto, pentitevi, pentitevi, e siate battezzati nel nome del mio figlio diletto. E anche la voce del figlio venne a me, dicendo, a colui che è battezzato nel mio nome il Padre darà lo Spirito Santo come a me, pertanto seguitemi, e fate le cose che mi avete visto fare. Pertanto, miei diletti fratelli, io so che se seguirete il figlio con pieno intento di cuore, senza compiere nessuna ipocrisia e nessun inganno dinanzi a Dio, ma con intento reale, pentendovi dei vostri peccati, testimoniando al Padre che siete disposti a prendere su di voi il nome di Cristo, mediante il battesimo, sì, seguendo il vostro Signore e il vostro Salvatore dentro all'acqua, secondo la sua parola, ecco, allora riceverete lo Spirito Santo, sì, allora viene il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo. E allora potrete parlare nella lingua degli angeli e gridare lodi al Santo d'Israele. Ma ecco, miei diletti fratelli, così mi pervenne la voce del Figlio, dicendo, dopo che vi sarete pentiti dei vostri peccati e avrete testimoniato al Padre che siete disposti ad obbedire ai miei comandamenti, mediante il battesimo di acqua, e avrete ricevuto il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo, e potrete parlare in una nuova lingua, sì, proprio nella lingua degli angeli, e dopo di ciò, voi mi rinnegaste, sarebbe stato meglio per voi che non mi aveste conosciuto. E io udii una voce dal Padre, che diceva, sì, le parole del mio diletto sono veritiere e fedeli. Colui che persevera fino alla fine, quegli sarà salvato. Ed ora, miei diletti fratelli, io so da questo che a meno che un uomo non perseveri fino alla fine, seguendo l'esempio del Figlio del Dio vivente, non può essere salvato. Pertanto fate le cose che vi ho detto di aver visto che il vostro Signore e Redentore farà, poiché per questo motivo esse mi sono state mostrate, affinché voi possiate conoscere la porta per la quale dovrete entrare. Poiché ecco, la porta per la quale dovrete entrare è il pentimento e il battesimo mediante l'acqua, e allora viene la remissione dei vostri peccati mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo. E allora voi siete in questo sentiero stretto e angusto che conduce alla vita eterna, sì, siete entrati per la porta, avete agito secondo i comandamenti del Padre e del Figlio, e avete ricevuto lo Spirito Santo, che testimonia del Padre e del Figlio, in adempimento alla promessa che Egli ha fatto, che se foste entrati per questa via, avreste ricevuto. Ed ora, miei diletti fratelli, dopo che siete entrati in questo sentiero stretto e angusto, vorrei chiedere se tutto è compiuto. Ecco, io vi dico. No, poiché non siete venuti sin qui se non per la parola di Cristo,
con fede incrollabile in Lui, confidando interamente nei meriti di colui che è potente nel salvare. Pertanto voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo, e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna. Ed ora ecco, miei diletti fratelli, questa è la via, e non c'è nessun'altra via e nessun altro nome dato sotto i cieli, per il quale l'uomo possa essere salvato nel regno di Dio. Ed ora ecco, questa è la dottrina di Cristo e la sola e vera dottrina del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, che sono un solo Dio, senza fine. Amen. Due Nefi, capitolo 32. Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo, gli uomini devono pregare e acquisire conoscenza per se stessi dallo Spirito Santo. Circa 559-545 a.C. Ed ora ecco, miei diletti fratelli, suppongo che voi meditiate un poco nel vostro cuore riguardo a ciò che dovreste fare dopo che sarete entrati per questa via. Ma ecco, perché meditate queste cose nel vostro cuore? Non ricordate che io vi dissi che, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, avreste potuto parlare nella lingua degli angeli? Ed ora, come potreste parlare nella lingua degli angeli, se non mediante lo Spirito Santo? Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo, pertanto essi dicono le parole di Cristo. Pertanto, io vi dico, nutritevi abbondantemente delle parole di Cristo, poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Ora pertanto, dopo che ho detto queste parole, se non potete comprenderle sarà perché non chiedete, e neppure bussate, pertanto non siete portati nella luce, ma dovete perire nel buio. Poiché ecco, vi dico di nuovo che, se voi entrerete per questa via e riceverete lo Spirito Santo, egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare. Ecco, questa è la dottrina di Cristo, e non sarà data nessun'altra dottrina fin dopo che egli si manifesterà a voi nella carne. E quando egli si manifesterà a voi nella carne, voi osserverete di fare le cose che egli vi dirà. Ed ora io, Nefi, non posso dir di più. Lo Spirito arresta il mio parlare, e non mi resta che piangere a causa dell'incredulità, la malvagità, l'ignoranza e l'ostinazione degli uomini, poiché essi non cercheranno la conoscenza, né comprenderanno grande conoscenza, quando essa sarà data loro in semplicità, sì, tanto semplice quanto può essere la parola. Ed ora, miei diletti fratelli, io mi accorgo che voi meditate ancora nel vostro cuore, e mi affligge dover parlare riguardo a queste cose. Poiché, se voi deste ascolto allo Spirito che insegna all'uomo a pregare, voi sapreste che dovete pregare, poiché lo spirito maligno non insegna all'uomo a pregare, ma gli insegna che non deve pregare. Ma ecco, io vi dico che dovete pregare sempre, e non scoraggiarvi, che non dovete compiere alcunché per il Signore, senza in primo luogo pregare il Padre nel nome di Cristo che egli voglia consacrare la vostra opera, affinché la vostra opera possa essere per il benessere della vostra anima. Due Nefi, capitolo 33. Le parole di Nefi sono veritiere, esse attestano di Cristo, coloro che credono in Cristo crederanno alle parole di Nefi, le sue parole staranno come un testimone dinanzi alla sbarra del giudizio. Circa 559-545 a.C. Ed ora io, Nefi, non posso scrivere tutte le cose che sono state insegnate fra il mio popolo, né sono possente nello scrivere quanto nel parlare, poiché, quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo porta le sue parole fino al cuore dei figlioli degli uomini. Ma ecco, ve ne sono molti che induriscono il cuore contro il Santo Spirito, cosicché non ha posto in loro, pertanto gettano via molte cose che sono scritte e le stimano come cose da nulla. Ma io, Nefi, ho scritto quel che ho scritto, e lo stimo di grande valore, e specialmente per il mio popolo. Poiché prego continuamente per loro di giorno, e i miei occhi bagnano il mio guanciale di notte, a causa loro, e grido al mio Dio con fede, e so che egli udrà il mio grido. E so che il Signore Dio consacrerà le mie preghiere per il beneficio del mio popolo. E le parole che ho scritto in debolezza saranno rese forti per loro, poiché esse li persuadono a fare il bene, fanno loro conoscere i loro padri, e parlano di Gesù, e li persuadono a credere in Lui e a perseverare fino alla fine,
il che è vita eterna. E parlano rudemente contro il peccato, secondo la semplicità della verità. Pertanto nessuno si adirerà per le parole che ho scritto, salvo che sia per lo spirito del diavolo. Io esulto nella semplicità, esulto nella verità, esulto nel mio Gesù, poiché egli ha redento la mia anima dall'inferno. Ho carità per il mio popolo e grande fede in Cristo perché incontrerò molte anime immacolate al suo seggio del giudizio. Ho carità per i giudei, dico giudei, perché intendo coloro da cui venni. Ho pure carità per i gentili, ma ecco, non posso sperare per nessuno di questi, eccetto per quelli che si riconcilieranno con Cristo, entreranno per la porta angusta, cammineranno sullo stretto sentiero che conduce alla vita, e continueranno sul sentiero fino alla fine del giorno di prova. Ed ora, miei diletti fratelli, e voi pure giudei, e voi tutte estremità della terra, date ascolto a queste parole e credete in Cristo. E se non credete in queste parole, credete in Cristo. E se crederete in Cristo, crederete in queste parole, poiché sono le parole di Cristo, e Lui me le ha date, ed esse insegnano a tutti gli uomini che essi devono fare il bene. E se non sono parole di Cristo, giudicate voi, poiché Cristo vi mostrerà all'ultimo giorno, con potenza e grande gloria, che esse sono le sue parole, e voi e io staremo faccia a faccia dinanzi alla sua sbarra, e saprete che mi fu comandato da Lui di scrivere queste cose, nonostante la mia debolezza. E io prego il Padre, in nome di Cristo, che molti di noi, se non tutti, possano essere salvati nel suo regno in quel grande e ultimo giorno. Ed ora, miei diletti fratelli, tutti coloro che sono del casato d'Israele, e voi tutte, estremità della terra, io vi parlo come la voce di uno che grida dalla polvere. Addio, finché verrà quel grande giorno. E voi, che non sarete partecipi della bontà di Dio e non obbedirete alle parole dei giudei, e nemmeno alle mie parole e dalle parole che usciranno dalla bocca dell'agnello di Dio, ecco, io vi dico addio per sempre, poiché queste parole vi condanneranno all'ultimo giorno. Poiché ciò che io sigillo sulla terra sarà portato contro di voi alla sbarra del giudizio, poiché così il Signore mi ha comandato, e io devo obbedire. Amen.